Buongiorno. Prendiamo posto, riusciamo a cominciare. Grazie. Allora, innanzitutto buongiorno e benvenuti alle persone che sono arrivate oggi, perché è un convegno di 2 giorni, quindi ridò il benvenuto alle persone che già c'erano ieri e rinnovo il benvenuto alle persone che c'erano ieri e do il benvenuto alle persone che sono arrivate oggi per questa tavola rotonda. Io sono Marcello Mele, sono il direttore del Dipartimento, faccio un breve saluto a tutti, poi passerò la parola alla dottoressa Sara Venchiarotti che introdurrà e coordinerà la tavola rotonda di oggi. Devo dire che la giornata di ieri è andata molto bene, sono state delle relazioni molto interessanti su una tematica che è quella legata, che era focalizzata intorno alla figura di Rachel Carson e al suo libro Primavera Silenziosa. Abbiamo accennato già ieri, soprattutto quando il professor Giacomo Lorenzini ha ricordato la figura di Rachel Carson, alle problematiche legate alla dialettica e al dibattito scientifico, ma purtroppo anche agli attacchi personali che Rachel Carson ricevette in quanto donna. Quindi il secondo giorno l'abbiamo voluto dedicare proprio al dibattito della donna nella scienza. Spero che questo dibattito, questa tavola rotonda che vede presenti, diciamo, delle personalità di sicuro rilievo dal punto di vista scientifico possa essere altrettanto proficuo quanto la giornata di ieri. Io vi auguro buon lavoro e do la parola alla dottoressa Sara Venchiarutti che coordinerà la tavola rotonda. Grazie. Si sente? Sì, oddio. Ok, ora sì. Anch'io mi accodo, insomma, a darvi il buongiorno e il benvenuto. Questo incontro, come ha ricordato già il professore, segue già un altro incontro, c'è stato ieri, che è appunto incentrato sulla figura di Rachel Carson, a 60 anni dalla pubblicazione del suo volume Silent Spring. E perché, diciamo, anche oggi si vuole partire un po' da questa figura. Questa biologa americana marina fu attaccata, pubblicò il suo volume per descrivere gli effetti degli insetticidi sull'ambiente, insetticidi chimici, in particolare DDT, e una volta che il suo volume fu uscito raccolse numerosi consensi da parte dell'opinione pubblica, un po' meno, come si può immaginare, da parte dell'industria chimica. Che però, appunto, questo è interessante, non attaccò le sue idee, non confutò, non entrò nel merito, ma lanciò una violenta campagna denigratoria attaccando la figura, attaccando la donna, e quindi fu tacciata, diciamo, lì c'era poi un ampio repertorio di pregiudizi, fu tacciata di isterismo e di disfattismo. E il fatto che poi fosse una zitella senza figli, agli occhi dell'industria chimica, peggiorava, insomma, la questione. E quindi infatti il tema è proprio la donna nella scienza, il tema di oggi, che vede attorno a questa tavola rotonda, anche se non è rotonda, però insomma attorno a questo tavolo, delle figure, insomma, di spicco che sono riuscite a farsi strada, diciamo, nonostante tutte le difficoltà, tutti i pregiudizi, all'interno del mondo della scienza, che comunque ancora, nonostante siano passati tanti anni, diciamo, dall'uscita di questo libro, perché appunto uscì alla fine degli anni 50, ancora ben presenti delle discriminazioni di genere. E ci sono anche i dati, diciamo, che lo dimostrano. Io ne citerò 2 in particolare, che sono particolarmente significativi, appunto. Allora, il primo è che soltanto il 30% dei ricercatori nel mondo è donna. E questa disparità di genere è particolarmente evidente in quelle che sono chiamate le cosiddette scienze dure, quindi matematica, fisica, chimica, biologia. E poi un altro dato che è interessante perché diciamo riguarda un settore abbastanza nuovo della scienza, che è quello dell'intelligenza artificiale. Anche lì soltanto una professionista su 5 è donna.
E quindi, diciamo, questo ci mostra bene come la figura di Rachel Carson purtroppo sia attuale e come queste disparità di genere siano ancora presenti, nonostante comunque per fortuna rispetto a quegli anni la sensibilità è cambiata notevolmente. Ci sono state comunque delle politiche attuate anche da parte dell'Accademia, dall'Unione Europea, per limitare e cercare di arginare questa discriminazione di genere. E comunque appunto l'affermazione di questa parità di genere richiede però ancora tempo. E per quanto riguarda le politiche, mi piace ricordare per esempio il fatto che la conferenza dei rettori delle università italiane ha adottato in ciascuna università un bilancio di genere, che è uno strumento importante per individuare le criticità e eventualmente appunto diciamo intervenire per colmare queste disparità di genere all'interno del mondo accademico, anche se appunto diciamo spesso queste disparità appunto si verificano anche prima, quando magari una giovane donna deve decidere che strada intraprendere all'università, non sceglie appunto materie scientifiche, proprio perché ci sono questi pregiudizi che spesso agiscono anche a livello inconscio. Quindi non è tanto anche un aspetto di mi si dice di fare carriera all'interno dell'università, proprio all'origine le donne sono disincentivate da fare questo, anche se non magari in maniera diciamo diretta o evidente. E dal punto di vista culturale invece è importante la giornata che è stata istituita appunto dall'Unione Europea, la giornata delle donne e ragazze nella scienza, l'11 febbraio, è stata istituita nel 2015 proprio per sfatare, cercare perlomeno di sfatare tutti i miti, i pregiudizi legati alla presenza appunto del genere femminile nel mondo della tecnologia e della scienza, e anche accelerare e promuovere dei processi di maggiore inclusione da questo punto di vista. E per esempio appunto il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres nel messaggio di apertura esprime molto bene questo messaggio e dice: donne e giovani ragazze hanno la capacità di portare diversità alla ricerca, espandono la cerchia di professionisti della scienza, portando nuove prospettive alla scienza e alla tecnologia a beneficio di tutti. E infatti voglio concludere con questo a beneficio di tutti, perché purtroppo, diciamo, cioè purtroppo in realtà il fatto che le donne non siano, ci sia ancora questa disparità, non è un problema soltanto delle donne o comunque è un problema da risolvere per noi, ma ne va a detrimento di tutta la comunità, perché ovviamente diciamo arginare queste disparità poi serve all'arricchimento della comunità e della scienza in generale. Ma io ora mi taccio e lascio diciamo la parola alle protagoniste di questa tavola rotonda, e all'inizio faremo un giro diciamo di tutte le protagoniste, i protagonisti anche di questa tavola rotonda avranno 8-10 minuti e parleranno ognuno secondo la propria sensibilità, secondo la propria esperienza appunto della donna nella scienza, qual è il ruolo e qual è la loro visione anche della donna, del genere femminile nel mondo scientifico. E allora parto con la professoressa Maria Pia Bracchio. Sì, se vuole venire. La professoressa è ordinaria appunto di farmacologia all'Università degli Studi di Milano, dove riveste anche il ruolo di rettore vicario e di prorettore a ricerca e innovazione. È una ricercatrice di livello internazionale e i suoi studi sono focalizzati sulla messa a punto di terapie innovative per le malattie neurodegenerative, in particolare SLA, sclerosi multipla e ischemia cerebrale. E diciamo lei in questo tema ci aveva già anticipato, perché ha scritto un libro, Donne nella scienza, la lunga strada verso la parità, a quattro mani con la collega Marilisa D'Amico, dove parla appunto anche della sua esperienza personale in questo. Prego. Pronto? Oh sì, ora vi sentite. Grazie molte Sara, ringrazio tantissimo il direttore del Dipartimento che ci ospita oggi, ringrazio Giacomo Lorenzini che ha avuto l'idea veramente gentile di invitarmi in questo consesso da cui sto già imparando moltissimo solo conoscendo le colleghe.
Ora, sì, noi abbiamo scritto questo libro perché insieme con Marilisa D'Amico, il libro fra l'altro è lì, se ne volete prendere visione, ci sono anche delle locandine o anche potete acquistarlo se lo desiderate. Abbiamo scritto questo libro perché da quando abbiamo iniziato la nostra governance insieme 5 anni fa abbiamo sempre condiviso le cose che facevamo insieme. Lei è prorettrice a legalità e parità di diritti, io a ricerca e innovazione, e parlando, scambiandoci esperienze, ci siamo accorte che in realtà, pur facendo carriere molto molto diverse, le esperienze si assomigliavano tantissimo. Avevamo trovato tutte e due ostacoli durante la nostra carriera, non avevamo entrambe voluto rinunciare ad avere una vita personale, Marilisa addirittura 3 figli, e abbiamo sempre cercato di conciliare la passione per il nostro lavoro insieme con la passione per la famiglia, per i propri affetti personali, no? E volevamo un po' trasferire questo sentimento alle giovani scienziate per incoraggiarle. Quindi da lì è nata l'idea di fare un po' il punto della situazione e quindi di prima di tutto ricostruire il ruolo delle donne nella scienza, cosa che abbiamo fatto andando a scavare in molti documenti, e riportiamo infatti nella prima parte del libro un po' di storie che secondo me, non le storie tanto note come quelle di scienziate straordinarie e famosissime come Rita Levi-Montalcini o la Margherita Hack, che non hanno avuto bisogno di essere messe in evidenza perché avevano già una piena consapevolezza del loro ruolo nella società, ma di tante figure sconosciute che nel corso degli anni e dei secoli, devo dire, si sono accontentate spesso di svolgere ruoli ancillari, no? A fianco di mariti, figli o padri scienziati, perché pur di soddisfare la loro passione per la conoscenza, accontentandosi di fare lavoro di tecniche, di catalogo o anche di illustratrici. Moltissime hanno espresso la loro voglia di conoscenza e di trasmettere la conoscenza facendo le illustrazioni di libri, molto spesso anche libri per ragazzi, per bambini, con una precisione. Per esempio qua so che ci sono delle colleghe botaniche che sicuramente conoscono, no, questi reperti, con una precisione straordinaria che denota proprio la loro passione. Molto spesso intraprendendo su mandato dei lavori, come dire, di catalogazione apparentemente monotoni, sto pensando a tutto il lavoro fatto dai cosiddetti calcolatori umani, no? Calcolatori umani che forse ricorderete quel bellissimo film Il diritto di contare, che parla delle scienziate che alla NASA negli anni 50 facevano i calcoli a mano, perché non c'erano ancora i calcolatori, delle orbite per le navette spaziali. Ora, queste signore che oltretutto, no, in questo film si vede molto bene, erano gravate non solo da un pregiudizio di sesso, di genere, essendo donne, ma anche da un pregiudizio razziale, essendo anche nere, quindi facevano una doppia fatica, no, a svolgere la loro attività, però l'hanno svolta in una maniera straordinaria, sono state bravissime, al punto che molti aneddoti ci raccontano che per esempio l'astronauta Glenn, anche dopo, quando c'erano i calcolatori, non voleva salire sulle navette spaziali se i calcoli non erano stati controllati dalla Catherine, cioè una delle 3 appunto calcolatrici. O come pure le suore, 4 suore il cui lavoro straordinario è stato scoperto solo di recente, un lavoro che invece loro avevano svolto per la cosiddetta specola del Vaticano, no? Quando alla fine dell'Ottocento si è deciso di fare una catalogazione di tutte le stelle presenti nel cielo, e siccome era ritenuto un lavoro particolarmente noioso, era stato affidato a donne, pensando che appunto le donne avessero più pazienza, e questo può anche essere vero in certe circostanze, però le donne, queste signore, queste 4 suore, mai avvicinatesi prima alla ricerca, gli hanno insegnato cosa dovevano fare, non solo hanno catalogato più di 6.000 stelle, ma ne hanno scoperte tantissime e hanno messo in piedi dei report che sono dei veri e propri lavori scientifici, no? Quindi veramente anche un'intraprendenza, una capacità,
imprenditoriale straordinaria che andava molto al di là della visibilità, anzi non esisteva visibilità per queste signore, no? Come pure invece tanti casi di scienziate che cominciavano a essere consapevoli anche di avere e volere un ruolo nel mondo scientifico. Riportiamo per esempio il caso della Nettie Stevens, che era una genetista americana, che scoprì i cromosomi sessuali. E la sua scoperta, fatta all'inizio, ma poi continuata assolutamente da sola, fatta all'inizio nel laboratorio del suo maestro, professor Morgan, che diciamo all'inizio non ritenne l'argomento interessante e se ne disinteressò totalmente. Nel momento in cui Morgan capì che la scoperta invece era veramente importante, cercò di appropriarsene e oltretutto descrisse la figura di Nettie in una maniera veramente svalutativa nel necrologio che lui stesso fu incaricato da Nature di scrivere quando Nettie giovanissima morì. Lui ridusse il lavoro di Nettie ad un lavoro puramente tecnico, quando invece era un lavoro straordinario che apriva una finestra completamente nuova, no, nel mondo della biologia. Oppure la figura della Rosalind Franklin, che adesso è stata ampiamente riconosciuta per fortuna, la quale fu chiamata dagli Stati Uniti da Wilkins, uno dei tre vincitori del premio Nobel per la scoperta della struttura del DNA. Wilkins la chiamò a un college di Londra perché voleva avvalersene come tecnica, pensando poi di andare lui, no, in giro a presentare i dati, ma lei andò a Londra, ma pretese con Wilkins un rapporto paritario, cosa che a lui non garbò moltissimo, tanto è vero che poi prestissimo si separarono, lei continuò le sue ricerche da sola, incautamente uno dei suoi collaboratori mostrò a Wilkins la famosa foto numero 51, che è la foto della struttura del DNA, che poi mostrata a Watson e Crick risolse il puzzle che Watson e Crick, che non lavoravano espressamente sul DNA, ma erano molto attratti anche dalla visibilità che una scoperta della struttura del DNA avrebbe dato, ecco, mostrarono questa famosa foto e tutte, ci sono anche, no, gli aneddoti che raccontano che Watson e Crick dissero: ah, eccolo qui, risolto il puzzle. Da lì pubblicazione su Nature a nome Wilkins, Watson e Crick, e poche pagine dopo la pubblicazione di Rosalind, che in realtà poi passò proprio veramente sotto soglia del lavoro fatto per scoprire questa struttura. Ovviamente a Rosalind non venne dato il premio Nobel, che venne invece assegnato agli altri tre scopritori, ma lei oltretutto, e questa è una cosa veramente encomiabile, lei si disinteressò totalmente di questo, ma continuò a studiare al punto da fare una scoperta, a mio avviso ancora più importante, che sono le basi del codice genetico. Lei fu la prima a capire che la sequenza delle basi del DNA non erano casuali, ma l'appaiamento aveva un suo codice, quindi mise le basi per una scoperta ancora più straordinaria, no? Quindi figure non note, sconosciute, mogli di astronomi, la stessa moglie di Einstein, che sembra abbia avuto un ruolo molto più importante di quello che riteniamo nelle sue scoperte, oppure figure come la Gina Lombroso, figlia del famoso Cesare Lombroso, che fin da piccina frequentava i laboratori del papà ed era talmente affascinata dalla medicina che lui le affidò l'elaborazione del suo catalogo. Lei si laureò in lettere, perché era così che una ragazza doveva fare all'epoca, no? Laurearsi in lettere, dopodiché si laureò anche in medicina e fu una figura straordinaria che non badò alla visibilità di se stessa, ma fu anche molto aperta culturalmente al punto da costituire poi un salotto da adulta che ospitava i più grandi intellettuali del suo periodo, no? Quindi sono storie veramente affascinanti, bellissime, che ci dicono che la donna c'è sempre stata nella scienza, è sempre stata interessata alla conoscenza, ha sempre cercato di partecipare alle scoperte scientifiche dando un contributo molto molto importante. Ecco, poi quell'altra cosa che abbiamo voluto fare, senza contare la storia della parità
che è stata scritta da Marilisa, che ricalca a partire dalla Costituzione, dove la parità è sancita proprio nei nostri principi costituzionali, far vedere come quella parità scritta in realtà non è ancora totalmente realizzata e ci è voluto molto tempo per realizzarla, e sono serviti interventi accurati da parte di persone, anche per esempio Aldo Moro, che discusse a lungo nei parlamenti, nei senati, la parola funzione primaria della maternità rispetto a funzione essenziale, e riuscì a cambiare la parola primaria nelle leggi con la parola essenziale, che conferiva alla donna, no? Che manteneva ovviamente questo ruolo importantissimo, no? Biologico, emozionale della donna nella scelta della maternità, senza però relegarla a quel ruolo unicamente come avrebbe fatto la parola primaria, no? Quindi piccole cose raccontate di progresso, molto spesso di un progresso raggiunto grazie ai colleghi maschi, che sono i primi spessissimo che vogliono questa parità, no? E lo vediamo anche noi, credo, nelle nostre esperienze, nelle condivisioni, quando c'è l'entusiasmo della ricerca non c'è genere, non c'è etnia, non c'è niente che conti, conta solo che stiamo lavorando tutti verso quella direzione, no? Ecco, poi se posso, se ho ancora un paio di minuti, ecco, volevo dire altre due cose che nel libro abbiamo approfondito a lungo perché secondo noi erano importanti. Il primo è sfatare alcuni miti, il mito per esempio delle differenze fra il cervello femminile e il cervello maschile. Lì abbiamo portato proprio delle prove scientifiche, abbiamo dei box, abbiamo cercato di scrivere questo libro in modo che lo potessero leggere tutti, dalle ragazze alle persone non formate per la scienza, aggiungendo però una serie di note di approfondimento per chi vuole andare in approfondimento, ma senza interrompere la storia, no? Il racconto di queste esperienze. E abbiamo evidenziato nel testo in colore diverso queste note di approfondimento che chi vuole se le legge subito, se no salta, poi va avanti alle pagine successive, in cui mostriamo con metodo e rigoroso scientifico che per esempio non ci sono differenze sostanziali fra cervello maschile e cervello femminile, ma come disse Rita Levi Montalcini, tutti e due i cervelli sono fatti per fare il meglio che possono, sono spesso fatti per lavorare insieme, quindi questa è l'altra cosa molto bella che noi ci teniamo a sottolineare, non donna contro uomo, ma donna insieme con l'uomo, no? Come ci dicono anche le ultime direttive europee, come ci dice lo stesso PNRR, no? Che vuole evidenziare, come hai detto tu Sara, la parità non è solo un diritto, la parità è un'opportunità. È un'opportunità perché vuol dire dare qualcosa in più alla società che solo uomo e donna messo insieme possono dare, perché molto spesso sono complementari, hanno punti di vista diversi, si siedono allo stesso tavolo e possono ragionare, no? Quindi sfatiamo questo concetto che il cervello delle donne è diverso da quello degli uomini. Sfatiamo anche il ruolo negativo delle emozioni. Questa è un'altra cosa su cui abbiamo voluto lavorare molto. Perché le emozioni? Perché esprimere emozioni è stato da sempre considerato quasi uno svantaggio ed un'attività riservata alle donne, una cosa un po' da nascondere, una debolezza. E invece vi dimostriamo con prove scientifiche che senza l'emozione la specie umana si sarebbe estinta, perché le emozioni sono il canale fin dall'inizio, fin da quando il bambino prende il latte dalla mamma o viene abbracciato dalla mamma o dal papà, sono il canale con cui noi apprendiamo il mondo. E grazie alle emozioni che noi capiamo il giorno dalla notte, il distacco dalla mamma e il piacere di ritrovarla alla poppata successiva, ed è grazie alle emozioni che il bambino, il pianto del bambino manifesta, che uomo o donna adulto possono capire che c'è un allarme, che c'è un problema.
un meccanismo che è primordiale, ma straordinariamente perfetto, con cui all'amigdala, una delle zone più interne del cervello, la zona delle emozioni, arrivano i suoni del pianto del bambino, che è stato dimostrato, viene riconosciuto da tutti gli esseri viventi, indipendentemente dalla cioè riesce a essere distinto dagli altri suoni. Perché? Perché è importantissimo distinguerlo per il mantenimento della specie. Quindi le emozioni sono quelle su cui noi costruiamo il nostro mondo, le emozioni fisiche, tattili, su cui costruiamo poi la nostra cultura. Non c'è cultura intellettuale che non parta dalle emozioni. Il contare, la stessa matematica, contare sulle dita della mano è quello che serve a considerare il concetto di numero nel nostro cervello, no? Quindi perché non manifestarle le emozioni e rompere anche pregiudizi? Il pregiudizio, per esempio, le stesse mamme purtroppo spesso dicono ai bambini piccolini e maschietti: non piangere come una femminuccia, no? Ecco, anche questo noi mamme dobbiamo imparare a dirlo ai nostri bambini, a spiegarlo ai nostri bambini. Le bambine, lo dicevi tu Sara, sono le ragazze, rappresentano solo il 18% di tutte le informatiche del mondo, no? Tanto è vero che gli algoritmi sono spesso disegnati da maschi e proprio per quelli sono fallaci, perché sono disegnati da maschi e bianchi, mentre invece vanno disegnati da tutti, maschi, femmine, alias, anche identità alias se necessario, e rappresentanti di tutte le etnie, adesso questa parola non esiste neanche più, della razza umana, no? Proprio perché, e perché le bambine si allontanano da queste discipline? Si è visto che fino a 10 anni di età le bambine amano la matematica, amano l'informatica come i maschietti. Dopodiché c'è questo divario, no? Quindi spezzare anche questi pregiudizi, ricordandosi che ancora esistono, come hai detto tu, pensiamo a quello che hanno chiesto a Samantha Cristoforetti poco prima che partisse per la sua nuova missione spaziale. È stata intervistata e gli hanno detto che cosa fa dei suoi figli mentre è in giro per lo spazio. È una domanda che non verrebbe mai rivolta ad un uomo, no? Ecco, finché succedono queste cose vuol dire che c'è ancora molta strada da fare e la dobbiamo fare, secondo me, senza rancore, senza con serenità, aiutate dai colleghi maschi che la vogliono questa strada come la vogliamo noi. E infine l'ultimissima cosa, nell'ultima parte del libro, ecco lì ho convinto Marilisa, lei non voleva all'inizio, a fare outing, a raccontare le nostre storie, anche con episodi molto personali, tanto è vero che poi l'abbiamo fatto leggere ai mariti prima di pubblicarlo, perché non si sa mai. Perché? Perché volevamo condividere la fatica. È vero, si può fare, si può e si deve fare se c'è passione, ma è inutile negarlo, le difficoltà ancora ci sono. E far vedere alle giovani che iniziano che le difficoltà ci sono, ma le puoi superare e ce la puoi fare, è una grande rassicurazione. Poi le difficoltà andranno spianate, ma all'inizio vanno condivise. Che non pensino le ragazze di non essere all'altezza di farlo, perché se c'è dietro passione, se c'è dietro talento, puoi fare tutto. Grazie, no, grazie mille. E ringrazio appunto la professoressa per il bell'intervento. E chiamerei a parlare il professor Amedeo Alpi, vicepresidente dell'Accademia dei Georgofili. E, se magari possiamo usare anche quel microfono al centro, così. No, perché più che altro sì, mi dispiace se poi dovete tenere. Sì. E, appunto, il professore vicepresidente dell'Accademia dei Georgofili, l'istituzione insomma fiorentina famosissima che si occupa di scienze agrarie nella loro accezione più ampia, è stato docente di fisiologia vegetale all'Università di Pisa, preside della Facoltà di Agraria, presidente della Federazione Europea delle Società di Biologia Vegetale, membro dell'Accademia Nazionale delle Scienze, che conta 65 membri italiani, pochi, e era
intervenuto anche ieri con un intervento appunto sulla Carson, con una relazione su agricoltura, scienza, innovazione e comunicazioni, e oggi appunto ci parlerà del ruolo femminile proprio nell'Accademia dei Georgofili. Prego. Sì, grazie. Volevo premettere che ho cercato un inginocchiatoio sulla piattaforma però dei chicchi di Gran Turco, come si usava fare un tempo. Non l'ho trovato, perché questo è, al di là della battuta, del tentativo di scherzo, eccetera, è in realtà una cosa molto seria quella che stiamo trattando, e la relatrice che mi ha preceduto, con la maestria che la contraddistingue, è stata bravissima. In particolare l'accenno alle emozioni mi è sembrato di particolare rilievo. Condivido parola per parola. Io devo fare la mia parte appartenendo appunto all'altro genere. E per quanto riguarda l'Accademia dei Georgofili, ha una storia che sottolinea questo faticoso percorso della donna anche in ambito scientifico, perché l'Accademia nasce nel 1753, il periodo in cui in genere nascono le accademie in Italia, no? Quello è il periodo sostanzialmente di incubazione di questi fenomeni, ma la prima donna ammessa nell'Accademia di Georgofili è una marchesa, scusate, ma chissà perché un tempo avevo una memoria straordinaria e ora un po' meno. Ci deve essere un motivo biologico sotto questa. La prima donna, che è la marchesa, nobili naturalmente, Teresa Imbrea, sposata Paveri Fontana. La marchesa Teresa fu nominata nel 1812, quindi vedete sostanzialmente 60 anni dopo la fondazione dell'Accademia, quindi un periodo di incubazione notevole per ammettere la prima donna, la quale aveva pubblicato, e questo già si comincia da qui, in maniera anonima, un libro sul metodo per ottenere lo zucchero dall'uva. Era importante perché in quel momento c'era stato Napoleone, la situazione, insomma in quel momento, un po' di anni prima, una situazione molto difficile e quindi si rischiava, come dire, di rimanere senza zucchero. E lei studiò questo aspetto e descrisse come si doveva ricavare lo zucchero dall'uva, ma il condizionamento sociale su di lei fu tale che pubblicò il libro in maniera anonima, perché doveva evitare di dimostrare che le donne facevano cose da uomini, diciamo in maniera banale ma veritiera. E le cose cambiarono un pochino quando si sposò con Paveri Fontana, perché fu accettata. Ma il suo cognome, ecco, noi abbiamo tutti i verbali dell'Accademia, ma il suo nome e cognome non compare in nessun verbale ufficiale. La notizia ci è arrivata via traverse, ma non c'è nessun verbale ufficiale che dice abbiamo ammesso la signora. Questo non c'è. Quindi c'è il verbale dell'adunanza del 29 gennaio del 1812, c'è il verbale, ma non c'è il nome della signora che era stata ammessa in Accademia. Queste notizie le ho trovate su quel libro bello di Federica Favino, su Donne e Scienza sulla Roma dell'Ottocento, sorgente di molte indicazioni. Dopo questa prima donna, però trasparente, come vedete, nell'Accademia di Georgofili, poi passano un po' di anni e entrano due donne in Accademia, ecco, queste in maniera un po' più, come dire, documentata. Quella questione della marchesa Teresa Imbrea Paveri Fontana avviene dopo che Ludovico Ariosto aveva lasciato delle parole molto chiare, che
venivano riconosciute come si fa per i grandi intellettuali, i grandi scrittori, però non praticate. Ludovico Ariosto aveva scritto: le donne sono venute in eccellenza di ciascun'arte o vanno posto cura. Quindi era stato lapidario, e però molto seguito, molto osannato, ma non praticato, diciamo. Le donne successive sono importanti, donne dell'epoca. Elisabetta Fiorini, sposata Mazzanti, romana. Questo è interessante per questioni interne all'Accademia. Queste donne vengono cercate, come anche quella che ho citato, la prima donna, che era sostanzialmente del Parmense, se non sbaglio. Queste altre donne sono romane, quindi l'Accademia a Firenze, ovviamente, fondata da fiorentini, toscani, tutti direi, ma prendono donne eccellenti a giro per l'Italia. E questa coppia di donne che vi sto indicando ora sono romane, vengono dal contesto romano. Elisabetta Fiorini, che sposò l'avvocato Mazzanti, fu fatta corrispondente nel 1852, quindi vedete, prima donna nel 1812, la seconda nel 1852, distano 40 anni, insomma. Questa Elisabetta Fiorini Mazzanti fu riconosciuta, lei si dedicò alla botanica delle crittogame, quindi quelle piante che non hanno fiori evidenti. Fu talmente stimata che tutto sommato nel 56, 4 anni dopo, fu ammessa ai Lincei. Abbiamo qui in prima fila una nota lincea. Però non fu tutto molto pacifico, che uno si aspetterebbe. Vabbè, questo è un successo evidente, è stata cooptata prima ai Georgofili, poi nei Lincei. Non fu esattamente così, ci furono problemi, quindi queste donne, che pure ebbero un successo così clamoroso, dovevano in qualche maniera autocontrollarsi, non dovevano fare il passo più lungo della gamba, altrimenti venivano messe così con l'indice contro. Tutto questo appare nelle loro biografie, devono fare tutto sommato una vita molto controllata. Questo è evidente, risulta molto bene anche dai documenti dell'Accademia, per la terza donna che fu inserita in Accademia, Caterina Scarpellini. Questo nome è importante perché lei stava nell'osservatorio a Roma, l'osservatorio astronomico, dove conobbe un giovane, un certo Erasmo Fabbri, che poi acquistò il nome. Si innamorarono, la Scarpellini del Fabbri, all'interno dell'osservatorio, quindi un'astronoma, diciamo così, parte quantomeno come astronoma, si sposarono. E lui cambiò cognome, questo è interessante, lui diventa Scarpellini. Ma questo non vuol dire che la via fu spianata per lei, perché anzi, quando morì lo zio era il direttore dell'osservatorio, ma lo zio era anche il bibliotecario dei Lincei, cosa che gli fu tolta quando morì, quindi lei non poté ereditare, ereditò tutto l'osservatorio astronomico, diventò la direttrice, il marito diventò direttore. Lei era un personaggio importante che poteva utilizzare tutto quello che c'era nell'osservatorio, perché non era detto, cioè una poteva essere anche una donna brava, ma insomma ora mettere le mani sulle cose era un po' diverso. Il marito diventò direttore, questo gli concesse di fare molte cose, ma poi alla fine sapete che l'astronomia è anche, come veniva chiamata al tempo, un'arte meccanica, quindi c'era anche il pregiudizio di infilarsi in un qualcosa che insomma una donna non era molto adeguata a fare quelle cose. Quindi fu eccellente nell'attività scientifica, non divenne lincea,
Questo è importante perché i Lincei avevano ammesso una donna pochi anni prima, come vi ho detto. Insomma, c'è modo e modo a questo mondo. E lei, quindi non divenne Lincea, ma diciamo che divenne Georgofila corrispondente, perché si entrava in accademia come corrispondenti, poi eventualmente si passava ordinaria. Nel 64 è importante notare come anche lei c'erano 16 voti disponibili, ne ottiene 14 e 2 contrari. Gli uomini che entrarono insieme a lei in Accademia di Georgofili ebbero tutti 16 voti, lei ebbe 2 voti contrari. Quindi, insomma, questo doveva sottolineare che, vabbè, passava la donna, ma insomma, ecco, diamo un segnale che proprio perfetta non è, che poi era perfetta non è in quanto donna, perché dal punto di vista scienziato era brava, molto molto brava. Poi si completa un secolo, quindi dall'811-12 con la prima marchesa che vi ho detto, si arriva al 911 e viene fatta corrispondente Carolina Franceschini Svalvassori, la prima toscana, la prima fiorentina, perché lei è proprio di Firenze, si dedica all'insegnamento agrario in quella scuola che si chiamava Istituto Agrario Femminile. Le donne, quando io sono venuto in questa facoltà da studente, non esistevano. Ce n'era una greca, perché in Grecia c'era il numero chiuso al tempo, e allora questa ragazza greca era l'unica donna conosciuta da tutti gli studenti. Ma l'educazione agraria era partita molto tempo fa, molto tempo prima in Italia, tant'è vero che nel 907 la Valvassori sposata, Valvassori, lei era Carolina Franceschinis, fondò con il marito l'Istituto Agrario Femminile e di Economia Domestica di Firenze, che era nel Palazzo delle Cascine, dove poi è nata, molti anni dopo, la Facoltà d'Agraria e gli Studi Agrari. Il marito, che era Vincenzo Valvassori, dirigeva la scuola di pomologia, quindi insomma era una cosa abbastanza esistita. Lei era udinese comunque, fiorentina, ma di origine udinese, poi ha svolto tutta la sua attività a Firenze. In un secolo, 4 donne. Dopo questo, vedete, ecco la Elisabetta Fiorini Mazzanti, perché della prima donna non abbiamo foto, non esiste nulla, è chiaro. Poi la Caterina Scarpellini, eccola qua, e poi questa, la Carolina Franceschini Svalvassori. Si arriva ai nostri giorni e abbiamo, come dire, inserite in Accademia, limitandoci agli onorari, le donne onorarie sono 3, c'è la Cattaneo, ovviamente senatrice a vita, e poi c'è l'altra che è la, come dire, la star ormai televisiva del tempo del Covid, che è Ilaria Capua, una virologa, come sappiamo, dell'Università della Florida. La terza onoraria dei Georgofili viene dalla politica, per questo non l'ho portata, e si tratta, se vi ricordate, della Poli Bortone, che fu ministra dell'agricoltura, se vi ricordate oggi. Credo che abbia in questo momento maturato nuovamente l'ambizione di rimettersi in politica, così mi dicono, ma insomma non l'ho messa qua perché non ha, come dire, meriti scientifici, insomma era bene tenere una prolusione all'Accademia di Georgofili un po' di anni fa. La situazione qual è attuale? È questa, guardate, gli accademici sono 1100 per fare numero pari, le donne sono 160, basterebbe questo, cioè c'è una sproporzione evidente che non corrisponde certamente. Ieri a un certo punto io ho guardato l'uditorio qui e la grande maggioranza era di genere femminile, qui, la grande maggioranza. D'altra parte
gli studenti, io non so l'esatta proporzione, ora guardo Giacomo, vedo il direttore, ma c'è stato un momento in cui la maggioranza relativa degli studenti era di genere femminile. Ad Agraria, che era assolutamente un androceo, quando io sono arrivato, era un androceo, assolutamente. Ho detto una ragazza greca, il caso era politico, il numero chiuso in Grecia. Gli accademici onorari, le tre donne, ve l'ho detto quali sono le onorarie, poi vedete che gli ordinari, 159, 17 donne, insomma, corrispondenti a quella situazione, e gli accademici aggregati, che sono stati inseriti, credo, durante la lunga presidenza di Franco Scaramuzzi, al quale va detto, va il merito. Era Franco Scaramuzzi, aveva le sue opinioni sulle donne, però inserì la prima donna nel consiglio accademico, la Federica Rossi, e poi successivamente l'altra donna del consiglio accademico è stata la docente di Napoli, Stefania Pascale. E poi c'è un'altra donna nel consiglio accademico, quindi oggi abbiamo tre donne nel consiglio accademico, è una cosa recente, non c'era mai stata, ed è Letizia Marterano, che ha una sua agenzia di informazioni agrarie a Roma. Quindi ci sono tre donne ed è un passo importante, ma come capite, insomma, la strada da fare è importante, perché questo quadro della scienza agraria che danno questi numeri non è il quadro che corrisponde alla realtà. Naturalmente ci sono anche alcune delle presenti qui molto importanti in questa tavola rotonda, che sono gergofile, ma insomma abbiamo della strada da fare. Io mi fermerei qui e mi metto volentieri a disposizione per il dibattito, partecipando, come dico, sottotono, perché mi rendo conto. Grazie mille per l'interessante intervento. E adesso ci sarà un video, un intervento, diciamo, registrato della Presidente del CNR, del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Maria Chiara Carrozza, che ovviamente per motivi, diciamo, istituzionali non poteva essere presente. E, diciamo, Maria Chiara Carrozza è professoressa ordinaria in bioingegneria industriale presso la Scuola Sant'Anna di Pisa, è diventata la prima rettrice italiana. È stata anche, tra l'altro, ministra dell'istruzione, università e ricerca nel governo Letta, quindi un personaggio, diciamo, importante oggi da ascoltare, quindi ci ha tenuto comunque a mandare un messaggio. Buongiorno a tutte e a tutti, un caro saluto alle organizzatrici e agli organizzatori di questo evento molto interessante e molto importante, che nasce da una storia, quella dell'industria chimica, e anche da una storia che ha messo in luce i difetti dell'industria chimica nel senso dell'impatto ambientale. È stata una storia del Novecento, molto dolorosa e molto difficile. Vorrei dire che anche come ente di ricerca che ha un dipartimento di chimica molto molto sviluppato, che oggi possiamo dire, forse anche come conseguenza positiva delle battaglie che ci sono state nel passato, la chimica è alla guida dello sviluppo della chimica verde e quindi dell'economia circolare al CNR. Quindi direi che c'è stato un progresso anche nel come le scienze chimiche si sono confrontate con la società, con l'impatto ambientale, con la sostenibilità e con la biodiversità. Oggi abbiamo numerose ricercatrici e ricercatori chimici e ingegneri chimici che lavorano nei campi del sapere proprio per produrre questa transizione da un'economia lineare a un'economia circolare, che ha dei profondi aspetti scientifici ancora da sviluppare. E vorrei anche dire che nel campo delle pari opportunità e dell'equilibrio di genere il CNR si è dotato di un piano di gender balance attivo,
che prevede una serie di politiche e anche di azioni, fino anche alla nomina di un Gender Equality Officer, che si occupa proprio di monitorare, registrare e proporre azioni positive per il personale per favorire l'equilibrio di genere, il superamento degli stereotipi e anche il superamento di alcune logiche che poi portano alle distorsioni che oggi vediamo, soprattutto per quanto riguarda la composizione in genere, dove abbiamo quasi una parità fra genere femminile e genere maschile su tutto il personale, ma che vede in alcuni settori uno sbilanciamento netto a favore del genere maschile, anche se i nostri ricercatori di scienze sociali hanno registrato alcuni dati positivi su una maggiore presenza di ricercatrici e di tecnologhe in ambito STEM in figure più alte nello sviluppo di carriera. Quindi vuol dire che qualche timido segnale di cambiamento lo stiamo registrando. È molto importante per decidere e misurare, e quindi queste azioni di monitoraggio e la figura che abbiamo implementato spero che ci aiuterà, insieme ai nostri ricercatori e anche a tutti i nostri comitati che abbiamo attivato, ci permetterà di migliorare la nostra posizione e soprattutto di creare un ambiente più equo, più rispettoso, aperto alla diversità in tutti i sensi, che poi è l'obiettivo della ricerca. Quindi io vi auguro una buona giornata, sperando di avervi raccontato una storia positiva, che è quella dell'evoluzione delle scienze chimiche, e sperando anche che dalla giornata che oggi trascorrete insieme possa nascere un progetto per il futuro che ci aiuti anche a sviluppare scienza per la biodiversità e per la sostenibilità. E allora adesso proseguiamo con il giro, diciamo, delle relatrici, e chiamerei Simona Celi, responsabile dell'unità operativa di bioingegneria presso la Fondazione Monasterio, laureata e dottorata in ingegneria meccanica presso l'Università di Pisa. Si è sempre, diciamo, occupata della caratterizzazione dei tessuti del sistema cardiovascolare e di fluidodinamica. Nel 2008 fonda il laboratorio di ricerca Biocardiolab presso l'ospedale del cuore della Fondazione Monasterio a Massa, che comunque è un'eccellenza, diciamo, anche nel mondo. E dopo un periodo di studio alla Yale University rientra in Italia e dal 2015 appunto dirige il Biocardiolab coordinandone le attività e il gruppo di ricerca. E, mi dicevano se vuole... sì, perché si sente un po' meglio. Sì, così anche. Grazie. Grazie Sara per la presentazione, grazie a tutti voi per essere qui, ovviamente grazie per essere stata invitata. Non è facile iniziare a parlare dopo i relatori che mi hanno anticipata. Per la visione generale che è stata data da una mente femminile, ma anche da una mente maschile che ha saputo descrivere il percorso da un altro punto di vista, perché fondamentalmente di questo forse parliamo, no? Ho preso qualche appunto, perché quando si parla di donne e scienza a me si riapre una valigia di vissuto fondamentalmente. Sono, come diceva Sara, un ingegnere meccanico, mi sono laureata, ho frequentato l'università qua a Pisa fine anni 90, inizi 2000, quindi non tanto tempo fa, però non posso dire di non aver sentito la fatica in alcuni aspetti del mio percorso. Fatica che a me può essere pesata poco per un carattere non facile che ho, nel senso che di fronte al problema magari io, Simona, lo affronto, ma che magari potrà, non lo so, spero di no, creare invece dei problemi, delle remore a delle mie colleghe. Penso ad alcuni episodi del trascorso, sentirsi dire
lei è qua perché suo padre ha la ditta di meccanica. Me lo sono sentita dire negli anni 90, primi 2000. Oppure mi descriva il montaggio di cuscinetti di una mola da banco sempre che l'abbia mai vista. Io potevo averla vista così come o non vista come i miei colleghi che eravamo dello stesso anno universitario. Peccato che sono cresciuta in una ditta meccanica del mio nonno, io veramente la mola l'avevo anche vista. L'avevo anche usata perché prendevo le matite dall'ufficio della mia mamma e le andavo a temperare sulla mola, quindi mi ricordo anche di avergli risposto così al professore: l'esame non andò benissimo, però sono quelle cose per cui danno fastidio sentirsele dire. Chiaro che con gli anni questi problemi non li ho più sentiti, o perché non ci sono più stati, o perché negli anni cresciamo, ci robustiamo, facciamo anche una scorza, per cui filtriamo anche quello che ci viene detto. Per questo prima dicevo, magari alla Simona dell'epoca, con il carattere di reagire, non l'hanno fermata, ma altre persone sarebbero potute essere colpite in una maniera differente. Nonostante tutto mi ritengo una persona fortunata. Nel mio percorso di donna e scienza, con tutto l'imbarazzo con cui lo dico rispetto alle colleghe che dividono con me questo tavolo, perché la fortuna dipende tanto dal tessuto in cui si vive, dalla famiglia che ci permette di crescere e di portare avanti i nostri desideri, dalla famiglia che ci creiamo, perché c'è la famiglia, io personalmente sono sposata, quindi la famiglia che uno si sceglie, e l'importanza del compagno, dei compagni di vita che ci aiutano nella gestione quotidiana dei mille lavori che facciamo durante il giorno, ma anche per l'importanza emotiva e affettiva che ci danno come supporto. Questi sono... Io sono abituata a riportare il mio vissuto nel mio quotidiano anche lavorativo, parlando anche con le mie studentesse, i miei collaboratori e anche i miei studenti, perché parliamo a volte di difficoltà di genere a 360 gradi. Ora nello specifico genere femminile, però abbiamo tanti, a volte spesso si incontrano problemi di diversità. E io dico a loro di impegnarsi nello sviluppare quello che vogliono fare in un ambiente che li aiuti a crescere come persone e come professionisti, per poter sviluppare il loro percorso con le difficoltà che ci sono. Prima parlavi di fatica. Abbiamo montagne di fatica sulle spalle. Da un lato per i lavori che facciamo, perché comunque c'è la famiglia e la casa della gestione prima di uscire dal lavoro, la gestione di mille cose mentre siamo al lavoro e poi una vita familiare. E per questo l'importanza che la famiglia, la sfera affettiva deve essere un supporto. E per questo che dico, scegliete bene la vita che volete vivere. Parliamo anche di diversità, perché al di là della diversità di genere, sì, bisogna anche affrontare delle problematiche che ci stanno alla base, che forse di etnia ora non è più un problema, ma potrebbe ancora esserlo, o c'è ancora un qualche cosa, o differenze di genere che possono andare a tutto tondo. Io sono un ingegnere meccanico, quindi diciamo al di là dell'attività sperimentale, però la maggior parte del mio tempo io la passo lavorando a un computer. In laboratorio abbiamo 3 calcolatori e in senso affettivo, perché comunque
le emozioni partecipano alla nostra vita, ma anche perché nel loro piccolo hanno un significato, ho dato dei nomi a questi calcolatori. Sono nomi non scelti a caso, sono nomi che non so se i miei giovani li colgono, gliel'ho raccontato il perché. Uno si chiama Chu, uno si chiama Turing e uno si chiama Lovelace. Abbiamo un problema di una grandezza che era un'eccellenza italiana che poi è venuta meno, il computer Chu. Poi abbiamo Turing, perché non si può non riconoscere a Turing con il suo vissuto personale anche e scientifico, perché vita e scienza vanno insieme. E poi abbiamo Lovelace, Ada Lovelace, la prima programmatrice, metà degli anni dell'Ottocento. Quindi il riportare la cultura, l'importanza dell'inclusione e delle non differenze a 360 gradi nel quotidiano, io provo a farlo anche con questi piccoli gesti. Penso di avere detto più o meno tutto quello che sta nella mia vita. A seguito dell'invito mi si era aperto un altro cassetto, anni del liceo, un tema, donne e scienza. Ho provato a ricercarlo chissà in quale scatola, perché noi mettiamo tutto nelle scatole, no? Quindi sicuramente in qualche scatola c'è. Me lo ricordo però come ieri l'inizio che avevo fatto di questo elaborato, ma scolastico, è puramente scolastico. La scienza è neutra, a non farla spesso, a non essere tale spesso è chi la fa, perché non può esserci nessun pregiudizio, nessun concetto per cui non facciamo le stesse cose. Un'altra cosa bellissima è stata detta, no? Il mondo maschile, il mondo femminile, la loro convivenza, ma perché fondamentalmente non possiamo negare che ci sono delle differenze. Banalmente una differenza di forza fisica. Io non ho una forza fisica pari a, ma questo non vuol dire nulla, non ha nulla a che fare con tutto quello che noi facciamo per la scienza. Nel quotidiano, portando le emozioni dell'uomo e della donna, il confronto quotidiano di come noi affrontiamo i problemi, perché spesso i problemi non hanno una soluzione unica. Sappiamo benissimo come noi possiamo influenzare i nostri risultati introducendo dei bias. Quindi il bias di genere non ci deve essere, né per affrontare il problema né per darne una risposta. Ripeto, è già stato detto tantissimo e tutto quello che è già stato detto precedentemente lo condivido. Quello che mi fa piacere condividere, aver condiviso con voi oggi, è il mio percorso da ingegnere meccanico, eravamo 5 donne su 300, con anche un pochino di colleghi che ci guardavano e dicevano, ma nel senso, che ci fai qua? Più che altro, chi te l'ha fatto fare, no? E io, così come avevo risposto al professore all'epoca della mola da banco, dicevo, c'era meno fila durante l'iscrizione, ecco. Quindi un po' di carattere ci vuole anche per affrontare quelle che credo da parte dei miei colleghi di allora fossero solo delle semplici curiosità, ma che ora non vedo più, perché comunque nelle mie classi, non li conto, però ci sono tantissime bellissime donne. Grazie a voi. Grazie mille per questo bello intervento. Grazie a voi. Allora, proseguiamo con la professoressa Silvia Cervia, professoressa associata presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Pisa, dove insegna Sociologia dell'Educazione, e componente del Presidio della Qualità,
si interessa in particolare di sociologia dei processi culturali e appunto delle differenze di genere e di fenomeni di esclusione e processi di partecipazione. Tra i libri editi ricordiamo Nuove povertà, Vulnerabilità sociali, diseguaglianze di genere e generazioni e Genere e scienza come costruzione sociale, e questo mi sembra anche in linea con quello di cui parliamo oggi. Prego. Grazie per l'invito e complimenti per l'iniziativa. Credo che queste occasioni di confronto siano assolutamente fondamentali per lavorare sui costrutti su cui mi soffermerò oggi. Come è stato detto nella mia presentazione, io sono una sociologa dei processi culturali e quindi mi interesso in particolar modo di quelle che sono le cornici di senso che noi costruiamo a livello culturale e sociale, che utilizziamo per dare senso al mondo e dare senso a noi stessi. E per ragioni di carattere biografico e di affezione, uno dei temi sui quali mi sono soffermata è esattamente la relazione tra genere e scienza, perché permette da un punto di vista sociologico di lavorare sui costrutti di senso che mobilitiamo attorno a questi due concetti, quello di genere e quello di scienza. Ed è attorno a questi significati che poi si vanno a descrivere le traiettorie sociali e le traiettorie individuali. Chiaramente sono entrambi questi costrutti, derivano da quelle che sono le tradizioni culturali di contesti specifici. E non a caso, quando noi osserviamo anche i dati che riguardano le carriere scientifiche, la presenza di donne all'interno delle discipline scientifiche, troviamo alcune differenze che intercorrono non solo tra diversi paesi, ovviamente tra le diverse discipline scientifiche, che hanno costruzioni differenti, ma anche di specifici momenti storici. Per cui è evidente che la presenza maschile o femminile all'interno delle comunità scientifiche risente di come questi due costrutti sono definiti e di come sono compatibili l'uno con l'altro. Cosa intendo dire? Intendo dire che quando noi lavoriamo attorno al concetto di genere, noi mobilitiamo una serie di conoscenze che abbiamo appreso all'interno dei nostri contesti sociali, di che cosa sia il femminile e di cosa sia il maschile e di cosa dell'eventualità che esista dell'altro. Queste due polarità sono caratterizzate da contenuti che riguardano sia la sfera intellettiva, per cosa gli uomini e le donne sono portati, e riguardano anche la sfera affettiva, quindi quale relazione ci si aspetta che i generi costruiscano attorno alla sfera di carattere emotivo. E quindi vediamo come a livello culturale nei contesti occidentali la sfera emotiva sia di pertinenza delle donne. Bene, questo tipo di costruzione si incontra e scontra con i processi di costruzione che riguardano la scienza, o per meglio dire le scienze. Le scienze non sono tutte uguali, i contenuti, le aspettative che riguardano le abilità, le doti che servono per fare scienza nei diversi ambiti sono diversi. Non a caso la ricerca sociologica e gli storici della scienza hanno identificato un vero e proprio processo di ghettizzazione della scienza, per cui le donne sono più presenti in alcuni ambiti scientifici, che non a caso sono più vicini alla sfera emozionale, alla sfera diciamo legata all'utilizzo della parola piuttosto che alla relazione con i numeri, abbiano tipicamente delle funzioni più ancillari, come è stato già ricordato.
Perché? Perché nella costruzione femminile delle aspettative sociali alle nostre latitudini le donne hanno una tendenza verso la cura. La cura della relazione, la cura dell'altro. E quindi ci si aspetta che siano più adatte a svolgere ruoli di questo tipo. Ebbene, ovviamente questi sono processi, derivano dai significati che noi abbiamo costruito nel corso del tempo, dei significati che noi stessi utilizziamo, come vi dicevo all'inizio, per rapportarci con noi stesse, quindi per fare esperienza di noi, per fare esperienza delle nostre attitudini, per fare esperienza della nostra, delle nostre capacità. Questo tipo ovviamente di dinamica fa sì che nel processo di socializzazione che è stato prima richiamato, quindi nel processo che ci permette di acquisire i codici che ci consentono di stare all'interno di un dato contesto sociale, noi apprendiamo tutti questi impliciti, li apprendiamo semplicemente per il fatto che veniamo premiati o veniamo disincentivati a porre in essere dei comportamenti che sono coerenti, premio, non coerenti, sanzione, con quelle che sono le aspettative sociali. Questo fa sì che progressivamente noi sviluppiamo delle strategie di posizionamento, delle scelte che tendono a orientarci verso le aspettative sociali. Ovviamente questo tipo di strategia non è una strategia indifferente al posizionamento sociale a quale noi apparteniamo. Cosa intendo dire? Intendo dire che le risorse sociali non sono equamente distribuite. Quindi la nostra possibilità di fare esperienze che vadano al di fuori delle aspettative sociali, è il caso della relatrice che mi ha preceduto, dipendono dal contesto sociale anche al quale apparteniamo e che ci permettono di entrare in contatto con mondi altri e quindi di scoprire anche dentro di noi delle competenze, delle capacità che non sono necessariamente in linea con quelle che sono le aspettative sociali. Ora, la cosa interessante è che quando da un punto di vista sociale noi ci confrontiamo con questi percorsi, vorrei dire, eccentrici, cioè che vanno al di fuori delle aspettative, quindi la matematica piuttosto che l'ingegnera di alto profilo, tendiamo a individualizzare l'esperienza. C'era una vignetta bellissima che girava qualche anno fa e che faceva vedere come all'interno di una classe delle scuole superiori, di fronte a una incapacità di uno studente a risolvere un problema matematico, il professore l'apostrofasse con, dico un nome di invenzione, Marco, tu proprio con la matematica non riuscirai mai a fare amicizia, quindi uomo, gli uomini solitamente sono capaci, ci si aspetta che abbiano una buona relazione con l'area scientifica hard e quindi tu sei un caso eccezionale. La ragazza che di fronte allo stesso problema presentava lo stesso livello di difficoltà veniva apostrofata con, certo, le ragazze con la matematica proprio. Quindi generalizzando e richiamando un processo stereotipico condiviso all'interno del contesto sociale. Ora, ovviamente questo tipo di dinamiche condizionano le scelte, tra virgolette, perché ogni strategia d'azione che noi mettiamo in campo come attori sociali è frutto di processi di condizionamento che derivano dal contesto. Le nostre scelte non sono mai libere, o meglio, non sono mai totalmente libere. E si incontrano e si scontrano con processi di cristallizzazione a livello sociale,
che riguardano, ad esempio, in ambito scientifico, come viene valutata, quali sono gli step di carriera tipici del processo scientifico, che cosa è richiesto per salire di livello nelle diverse fasi di carriera. Quando, da un punto di vista biografico, intendo dire proprio in termini di età, devono essere compiuti certi passaggi. Questo tipo di costruzioni e di aspettative si incontrano e si scontrano con quelle che sono le aspettative legate ai diversi ruoli legati ai generi, scusate il bisticcio di parole. Cioè, quando noi costruiamo da un punto di vista sociale, che cosa noi costruiamo da un punto di vista sociale in termini di aspettativa di paternità? Cosa vuol dire essere padre? Quali, diciamo, obbligazioni comporta? Obbligazioni di carattere finanziario, monetario, obbligazioni di carattere di cura, di tempo? E cosa costruiamo in termini di aspettative legate invece alla maternità? Ci sono ricerche molto belle che sono partite da una sorta di esperimento, un test che in inglese funziona molto bene, in italiano molto peggio, che veniva fatto nelle scuole, nelle primarie, che si intitolava Draw a Scientist. Quindi il professore, la professoressa chiedeva ai bambini di disegnare, ecco qui l'italiano non ci aiuta, uno scienziato barra una scienziata. Ebbene, i disegni che venivano prodotti, e in particolar modo nella prima fase, quindi sto parlando, diciamo, degli anni 80 e 90, rappresentavano uno scienziato maschio, bianco, di una certa età e con delle caratteristiche, mi permetto di dire, un pochino sociopatiche. Perché? Perché questo tipo di immaginario è collegato con la creatività, con la genialità. Ovviamente, per fortuna, tutti i processi di costruzione sociale non sono fissi, cambiano, e noi stiamo assistendo a dei cambiamenti anche nell'immaginario. Vorrei sottolineare che le ultime ricerche condotte con questo tipo di test evidenziano come siano presenti anche le scienziate, ma l'ambientazione dei disegni dei bambini è molto differente. Mentre negli scienziati continua a essere, diciamo, predominante questa fenomenologia, quando vengono disegnate delle scienziate donne, queste scienziate donne sono estremamente curate da un punto di vista di gestione del proprio corpo, quindi non hanno i capelli all'Einstein, per capirci, ma diciamo accuratamente disciplinati, e l'ambiente nel quale sono collocate non è un ambiente fatto di provette che esplodono, di fumi che escono, ma da tavoli molto ordinati. Questo ci dice molto di quelle che sono le aspettative che si creano, ci dice molto anche della possibilità che questi bambini e queste bambine hanno di immaginarsi all'interno di questo ambiente come loro diciamo proiezione di vita. Queste tipo di aspettative non agiscono soltanto nel momento di costruzione del sé, di costruzione del proprio futuro, ma ci accompagnano durante tutto l'arco della vita, non solo, come vi dicevo prima, nella definizione di quelli che sono gli step fondamentali delle carriere, ma anche quelli che sono diciamo le strategie che noi come docenti mettiamo in campo per promuovere i nostri collaboratori o collaboratrici. Per cui noi tendiamo a nostra volta a mobilitare gli stereotipi legati all'appartenenza di genere per assegnare compiti. Quindi tendiamo ad esempio ad assegnare compiti in ambito didattico alle collaboratrici donne e ad assegnare compiti di ambito di ricerca ai collaboratori uomini.
Questo naturalmente nel tempo sedimenta curricula molto diversi, come noi sappiamo perfettamente nell'ambito scientifico la ricerca è premiata, la didattica mi taccio. Non solo, quando scriviamo, ovviamente non in contesto diciamo italiano, ma nei contesti anglofoni nei quali le lettere di raccomandazione sono una pratica quotidiana e sono fondamentali per poter presentare candidature, ebbene, delle ricerche che sono state fatte per analizzare le lettere di raccomandazione prodotte, e quindi le lettere di raccomandazione nascono dal desiderio di chi scrive questa lettera di aiutare, di sostenere la carriera della persona per cui scrive la lettera, ebbene, analizzando i contenuti di queste lettere in base al genere del soggetto a cui si riferiva, si evidenzia chiaramente come nelle lettere di raccomandazione per le donne si sottolineasse la estrema capacità di lavorare all'interno di un team, la disponibilità e la collaboratività del soggetto, l'estrema diligenza, mentre nelle lettere di raccomandazione per gli uomini si sottolineasse invece la creatività, la capacità di andare oltre il compito assegnato. Chiaramente queste due diciamo, connotazioni rispondono a un ordine gerarchico molto differente. Chiudo ricordando come un noto fenomeno che caratterizza le carriere scientifiche, che è stato identificato da un importantissimo sociologo americano che si chiama Robert Merton, il famoso effetto San Matteo, dal versetto del Vangelo secondo Matteo, nel quale si dice letteralmente: a chi più ha, più sarà dato, e a chi meno ha, sarà tolto anche quello che ha. Questo fenomeno è stato, l'effetto San Matteo è stato identificato per descrivere i processi di carriera all'interno dell'ambito scientifico, indipendentemente all'inizio dal genere di appartenenza, a partire da una mole di dati, per cui chi appartiene ai gruppi di ricerca più importanti e ben posizionati avrà la possibilità di pubblicare nelle riviste più importanti e quindi avrà più facilità a continuare a pubblicare all'interno di queste riviste, avrà accesso alle risorse eccetera eccetera, e coloro che invece provengono da gruppi marginali progressivamente saranno espulsi dalle dinamiche di premialità del mondo accademico. Ebbene, una storica della scienza, la Rossiter, qualche anno dopo, studiando gli stessi fenomeni, aggiunse una dimensione di genere, dicendo, bene, questo effetto, più che effetto San Matteo, dovrebbe essere chiamato effetto Matilda. Perché? Perché di fatto quei processi di invisibilizzazione di cui parlavano le relatrici e i relatori prima di me impattano in particolar modo su coloro che raccolgono i dati, che fanno un lavoro istruttorio, diciamo così, il lavoro ad esempio nei laboratori, e permettono alla scienza di andare avanti. Ebbene, la Rossiter sottolinea come gli stessi dati su cui ha lavorato Robert Merton per arrivare a identificare questo fenomeno, e la stessa interpretazione originaria dei dati non fosse di Robert Merton ma fosse della sua collaboratrice Zuckerman. Grazie. Grazie mille. E proseguiamo con Ilaria Cinelli, toscana, ingegnere biomedica giovanissima, specializzata in progettazione di missioni spaziali. Può vantare importanti dottorati di ricerca a livello internazionale. È stata scelta una decina di volte come comandante di missioni spaziali simulate nel deserto dello Utah, a capo di un team internazionale che ha sperimentato le condizioni di vita come si vive su Marte. Tra l'altro mi sembra che ti abbiamo anche intervistata per il Tirreno, sì. Sì, me lo ricordo, è molto interessante.
E le lascio appunto la parola, perché diciamo, la sua missione è anche quella di portare, diciamo, la parità di genere nello spazio, cosa non semplice, come ricordavate prima appunto la domanda alla Cristoforetti è chiara, insomma. Funziona? Oh, buongiorno Pisa, ok, lo mettiamo più lontano, ok, buongiorno. Io sono Ilaria Cinelli, ho una carriera un pochino diversa dal normale, se la vogliamo mettere così. Ho studiato a Pisa e vi ringrazio un sacco per l'invito perché amo questa città, amo l'Università di Pisa e ringrazio il professor Lorenzini e gli organizers per questo evento che secondo me è fantastico. E, ho studiato a Pisa ingegneria biomedica, sono sempre stata un'appassionata di spazio e lo sono diventata mentre studiavo all'Università di Pisa, semplicemente perché a ingegneria biomedica ti fanno studiare un sacco di dispositivi medici super fighi, no? Che io pensavo, dai, taglio il paziente, ci infilo dentro roba, lo richiudo, sta roba qua. Però alla fine ho pensato, vabbè, ma da tutte le equazioni che ti fanno studiare ci levi la gravità, questa roba non ha più senso. E quindi pensavo, caspita, ma io sto perdendo tempo perché mi fanno studiare soltanto una parte della torta. E allora mi sono appassionata allo spazio perché non sapevo rispondere e capire che cosa sarebbe successo qualora una persona fosse andata, gli fosse stata fatta un'operazione nello spazio, e quindi mi sono un po' appassionata. Allora, adesso io lavoro nel settore spaziale da un po', amo fare implementazione di prototipi e quindi implementazione di ricerca in ambiente estremo, che significa che vi dimenticate dei posti più belli del mondo, andate nei posti dove non vorreste mai andare, e per me quelli sono bellissimi, e lì cerco di fare testaggio. E nel mio lavoro, soprattutto quando si pensa al futuro dell'esplorazione spaziale, ora molti di voi sapete, spero, che abbiamo la Stazione Spaziale Internazionale in orbita ed è attiva, fin qui ci dovremmo essere tutti, ok, ci siamo, fantastico. Ok, andiamo, le prossime missioni, che non saranno chissà quando, andremo sulla Luna e su Marte. Ora voi pensate, ma te non c'è nulla da fare durante il giorno? E in effetti c'è un senso di tutto questo, ed è importante far capire che ci sono, tutto l'ecosistema spaziale punta a sostenere e supportare quella che è l'esplorazione umana nello spazio, e per umano si intende entrambi i generi, e entrambi i generi, ora sul genere ci potrebbe fare un po' di argomentazione, perché come sapete al giorno d'oggi si parla anche di genere neutro, in esplorazione spaziale non si parla di genere neutro, perché da un punto di vista medico può essere associato a certe condizioni che per esclusione, quindi non fanno parte poi dei criteri di selezione degli astronauti, però in breve sì, sono soltanto due binari, ok? Due generi. E io ho pensato, va bene, ma se come ingegnere biomedico io devo produrre un dispositivo, qualsiasi esso sia, devo pensare a chi lo usa, ok? Questa è roba 101 del corso di ingegneria biomedica, chi usa quella roba? E voi pensate che qui abbiamo, che ne so, sulla Terra avete il dottore, l'infermiere, che ne so, la famiglia, sta roba qua. Nello spazio ci sono i flight surgeons, i medici a terra, ci può essere un medico a bordo, ci può essere quello che ne sa un pochino di più di medicina, però varia. E io mi sono domandata, sì, però alla fine devo avere un profilo standard di una persona, o comunque indicativamente capire alla fine quali sono le features, le caratteristiche specifiche dei dispositivi per cercare di produrre qualcosa che sarà veramente utile nello spazio, perché altrimenti perdo tempo io a sviluppare qualcosa che poi nessuno userà mai. E quindi ho fatto una ricerca e mi sono messa a classificare tutte le persone che sono andate nello spazio e a cercare di capire un po' chi è andato, come, cosa e perché. La motivazione per quale l'ho fatta non è soltanto perché sono un po' ossessionata dal settore, ma perché qualsiasi dispositivo si produca sulla Terra deve incontrare quelli che sono i criteri di sicurezza spaziale, che non è la sicurezza di lavoro come c'è qui sulla Terra, è una sicurezza molto più avanzata. E se non c'è questo incontro, il dispositivo non verrà mai utilizzato in orbita, quindi vi potete scordare che tutto l'impegno che una persona ci ha messo
va praticamente cestinato e molto spesso accade. E quindi mi sono documentata e ho pensato, perché la donna non è partecipe come l'uomo nell'esplorazione spaziale? Perché a me cambia la vita, a voi magari non vi fa la differenza, magari non pensate così, ma dalle tasse che voi pagate vengono presi dei soldi che sono usati poi per allenare astronauti, per mandarli nello spazio e per fare quello che fanno. Le cose che loro fanno nello spazio vengono poi successivamente trasferite sempre in ambito scientifico o tecnologico per avanzare quella che è la qualità della vita sulla Terra. Se ci vanno tanti uomini, ne beneficiano tanti uomini sulla Terra. Se ci mandate una donna, le donne sulla Terra che avranno questo beneficio, comunque è un numero molto ridotto. Noi abbiamo questa persona fantastica nel corpo astronautico che si chiama Samantha Cristoforetti e che di recente ha fatto parte di una camminata spaziale. La camminata spaziale è una delle attività più rischiose che si possono fare in ambito spaziale. E io sono dell'ipotesi che coloro che hanno avuto accesso al, non solo il training, però il training per la camminata spaziale è molto comune nell'allenamento di astronauti, ma soprattutto a condurre nello spazio, saranno poi la popolazione di riferimento all'interno della popolazione che ha avuto accesso a voli spaziali che parteciperà alle missioni di esplorazione profonda, di spazio profonda. Il fatto è che mi sono un po' preoccupata perché pensavo che ci fosse una cosa che non andasse nella sicurezza spaziale per come era stata definita all'epoca. La sicurezza spaziale è molto complessa ed è un macchinone, se volete, simile a quelli burocratici che vanno molto molto lenti e per rinnovarli ci sono delle discussioni con tanto di filastrocche perché è molto conservativo e serve a garantire appunto la sicurezza a 360 gradi. C'è bisogno però di migliorarla, perché adesso stanno mandando nello spazio qualsiasi persona senza nemmeno un training apposito. Quindi io mi sono domandata se devo produrre un dispositivo e lo devo usare chiunque o una persona che non ha training o una persona che è stata allenata per anni a voli spaziali, c'è una grande differenza. A me fa la differenza. Ma quello che io ho scoperto su questo, su questo studio che ho fatto, che in parte è pubblicato, poi lo devo pubblicare anche altra cosa, e che per quanto ci riguarda il corpo astronautico dell'ESA, quindi dell'Agenzia Spaziale Europea, è composto dal più di 90% di uomini, di quali in preferenza per la nostra nazione hanno soltanto background militare. Il background militare è molto importante perché le persone che sono abituate a ragionare in maniera settoriale non sono le persone che sono come i civili abituate, sono delle persone abituate ad un ragionamento, ad un ambiente operativo molto strutturato, e quindi varia il modo della comunicazione, dell'approccio, della creatività nell'uso e in tutte queste altre cose qua. In questi punti percentuali di donne che hanno fatto parte del corpo astronautico, soltanto una persona, Samantha Cristoforetti, ha avuto accesso all'esplorazione, alla camminata spaziale. Le conseguenze di questo è che si creano dei gaps nella ricerca e sviluppo dello spazio che sono giganteschi, perché io che vado a produrre un dispositivo devo per forza far riferimento alla popolazione maschile per validare il mio dispositivo, perché è la popolazione più grande dove troverò più numeri, più casistica. Devo per forza eliminare la popolazione femminile di riferimento. E più avanti andremo, più questo gap verrà ingigantito. Le persone pensano, vabbè dai, comunque, ora la parità di moda è figo, è un tema fighissimo, lo sanno tutti, aumentiamo il numero di donne che vanno nello spazio. Ecco, sì e no, perché qualsiasi dispositivo che è stato ideato ad oggi è stato ideato sull'astronauta uomo, non sull'astronauta donna. La donna nello spazio molto spesso viene soppresso il ciclo mestruale perché nell'ICLES, che è una macchina gigantesca a bordo della stazione spaziale, ricicla tutta l'acqua utilizzata, compresa le urine. Per chi non lo sa, è molto difficile per una donna che ha il ciclo, separare il ciclo dall'urina, per cui cosa fanno? Vabbè, sopprimiamolo, no? Vabbè, da un punto di vista medico può essere accettato, da un punto di vista di rappresentazione di umanità non credo che lo sia, perché noi siamo delle creature che ci evolviamo e ci evolviamo anche grazie alla donna. Sono molto preoccupata dall'evoluzione della sicurezza spaziale, perché non solo comprende ed è stata costruita per anni sulla popolazione maschile astronauta
di persone che hanno prettamente un background militare, ma allo stesso tempo esclude la donna. Si deve evolvere, siamo in degli anni in cui bisogna insistere nell'ambito spaziale per far evolvere la sicurezza spaziale, per includere quelli che sono civili come noi e che magari non avranno accesso a un training per andare nello spazio, però capite che la scelta nella spassato, io è quello che mi domando tutte le volte, poi mi arrabbio per come sono io, però mi domando, ma la gente all'epoca, la gente che veramente doveva prendere le decisioni all'epoca e cercare di assegnare una donna piuttosto un uomo ad un volo spaziale, ma che cos'è che aveva in mente? Cioè, io mi domando, quando una persona fa un lavoro, deve tener conto delle conseguenze che va a creare, dell'impatto delle decisioni che va a creare a lungo termine. Queste persone qui, ingenuamente, tanto per andare dietro alla moda dell'ambito sociale di supportare più l'uomo che la donna, sta creando dei vortici, dei gap enormi a livello ingegneristico di sistema di sicurezza che è molto molto difficile sanare. Quindi mandare più donne sulla Luna, sull'ISS, oppure mandare più donne nei voli suborbitali è comunque un rischio. E eticamente io non accetto, comunque è contro i miei valori come professionista, di far sì che la donna voli nello spazio e sia esposta a rischi maggiori o a rischi più severi rispetto a quelli degli uomini. Perché non ci sono delle contromisure, delle tecnologie che sono state disegnate specificatamente per il corpo della donna. Io, come mi vedete, ho una struttura di corpo, per cui quanto bella possa essere, molto vicina a quella maschile, nel senso sono abbastanza piazzata, abbastanza grossa, però il corpo astronautico, se voi avete mai visto gli astronauti, sono tutti molto minuti, sono come i piloti dell'aeronautica militare, tutti molto minuti, e ci devono essere delle tecnologie che vanno a supporto loro. Quindi è molto la parità di genere nello spazio, non è una cosa che tanto va, che è tirato fuori così, tanto perché va di moda. È un discorso serio che riguarda l'evoluzione spaziale. Ed è importante capire che tutte le volte che diamo accesso a una donna piuttosto, a un astronauta donna piuttosto che uomo a un volo spaziale, ci sono delle conseguenze per la progressione tecnologica e per l'innovazione della stessa, soprattutto per il trasferimento a terra. Quindi avere molte donne nello spazio è una fortuna, perché vuol dire che le donne a terra staranno molto meglio, e io è quello che mi auguro, ma non è molto semplice. Io incoraggio tutti a capire e a sviluppare una visione a lungo termine di quanto sia importante avere le donne nei posti strategici, ma non perché adesso va di moda, perché ne deve beneficiare la popolazione. L'ambiente spaziale ti porta a sviluppare un concetto di competizione nazionale e internazionale, che per noi è nazionale italiana, internazionale come membro stato dell'Europa e poi, vabbè, volendo anche delle Nazioni Unite, però è importante capire che entrambi i generi possono lavorare e lavorano meglio se combinati insieme, perché le missioni spaziali avvengono in questo modo, c'è una crew, che è un equipaggio che è misto in genere, proprio perché se abbiamo un dei generi che sono misti si riesce ad arrivare al successo della missione molto prima, ed è una cosa che io ho testato in ambito di allenamento di astronauti. Però ecco, ora mi sono dimenticata quello che vi volevo dire. Ecco, però in sostanza è importante capire le implicazioni a lungo termine. Tutto questo che noi facciamo lo facciamo per la popolazione a terra. Se non mettiamo le basi solide sul fatto che investiamo negli aspetti strategici, di conseguenza la filiera che viene dopo, la produzione di qualsiasi tecnologia, qualsiasi scienza, qualsiasi metodo, procedura, eccetera, avrà un impatto molto più limitato. Penso sia di interesse comune capire che la parità di genere non è soltanto una questione sociale che riguarda noi, ma è una questione che riguarda la rappresentanza dell'umanità nello spazio, che è qualcosa di diverso. Detto questo, vi ringrazio per l'attenzione e ringrazio ancora gli organizers. Grazie. Grazie mille per questa nuova prospettiva. E ora manderemo, diciamo, un altro video della dottoressa Elena Del Pup, laureata qui a Pisa in scienze agrarie, e ha proseguito gli studi in Olanda, sta svolgendo il dottorato in bioinformatica e appunto per questi motivi, diciamo, accademici non potrà essere presente, e quindi però ci ha lasciato appunto un videomessaggio che mandiamo in onda.
Buongiorno, sono Elena del PUP, mi fa piacere partecipare a questa tavola rotonda, ringrazio moltissimo per l'opportunità anche di poter portare la mia testimonianza da remoto. Purtroppo non ho la possibilità di viaggiare a Pisa questi giorni, ma ho alcuni impegni relativi al mio dottorato qui in Olanda che mi costringono a rimanere qui. Ringrazio in particolare il professor Lorenzini per l'invito e ho avuto l'occasione di essere studentessa del professore durante i miei studi triennali in scienze agrarie all'Università di Pisa presso il Dipartimento. Anche per questo mi sarebbe piaciuto tornare a Pisa a visitarmi, ma non ne ho l'opportunità. Mi piacerebbe però appunto... tramite insomma, il fatto che sono la più giovane partecipante a questa tavola rotonda, a portare alcuni esempi di iniziative che mi hanno vista coinvolta in questi anni durante gli studi, relative alla partecipazione scientifica e all'associazionismo scientifico. E vorrei tracciare un collegamento tra queste iniziative di giovani scienziati volontari che si mettono a servizio della cittadinanza con i temi di diversità di genere che sono stati toccati in questi due giorni e che toccheranno gli altri partecipanti della tavola rotonda. In particolare alcune delle iniziative in cui sono stata coinvolta, che spero siano esempi che possono motivare molti di voi partecipanti anche a questo convegno, riguardano la comunicazione e la divulgazione scientifica, la partecipazione attiva nel disegno di politiche per la scienza e il mettersi in gioco come attori attivi in progetti di impatto sociale. Quindi spero che alcune di queste esperienze possano essere di ispirazione anche per molti di voi a mettervi in gioco in iniziative simili. Vorrei condividere quindi alcune slide. Per questo il titolo del mio intervento oggi è l'associazionismo scientifico giovanile per una scienza più equa. Vorrei partire prima di tutto, visto che si parla di bilancio di genere nel mondo accademico, con alcune metriche di rilievo relative alla mia università, in particolare un invito a dare un'occhiata a questo strumento di monitoraggio dei numeri, delle percentuali di professori di genere femminile. Sono particolarmente fiera della mia università qui per il raggiungimento quest'anno di un traguardo di un quarto di professori donne e per essere sulla strada quindi del raggiungimento dell'obiettivo del 30% per il 2025 che si è posta anche coerentemente all'ecosistema universitario olandese. Questo è stato possibile in particolare grazie ad alcune iniziative importanti e di grande ispirazione relative al mondo delle famiglie e dei genitori che stanno svolgendo un dottorato. Ci sono appunto presso l'università alcune linee guida disponibili e gruppi di supporto per genitori e dottorandi realizzate dalla graduate school, quindi dalla scuola dei dottorandi di formazione dottorale. E questo gennaio 2023 l'università ha stanziato un fondo per supportare gli stipendi dei dottorandi durante la gravidanza, quando appunto la gravidanza impedisce di realizzare dei progetti che potrebbero comportare dei rischi, per esempio lavoro in laboratorio che potrebbe comportare dei rischi. L'università quindi può supportare i gruppi di ricerca attraverso, insomma, durante la gravidanza. Credo che questo si connetta molto anche agli ambiti di studio e di eccellenza che Wageningen University ha, e in particolare appunto il fatto di essere una università di spicco nelle graduatorie relativamente all'educazione nel mondo delle scienze agrarie e delle scienze ambientali,
Credo che quindi una università che vuole proporre un curriculum, una formazione della ricerca di eccellenza su questi temi, debba per forza prestare attenzione alla diversità di genere. Ho avuto l'occasione di svolgere infatti il mio master in scienze vegetali e della biodiversità, cosiddetto plant breeding and genetic diversity, anche grazie a questo ho avuto l'occasione di lavorare in realtà di associazionismo giovanile assieme ad altri studenti di STEM e di biotecnologie mediche e vegetali. La prima iniziativa in cui sono stata coinvolta è stato appunto un progetto biotecnologico presso Pisa, un progetto per raccontare la scienza ai cittadini pisani, che ha coinvolto più di 100 studenti che si sono aggiunti nei gruppi WhatsApp che avevamo realizzato per trovare volontari, che avevano desiderio quindi di andare per le strade di Pisa e mettersi a disposizione per i cittadini per rispondere ad eventuali domande e dubbi. Mi aveva particolarmente stupito questo numero e il numero di ragazzi che eravamo riusciti a coinvolgere, e mi aveva fatto riflettere su come ci sia un fortissimo desiderio tramite i propri studi scientifici di mettersi a servizio della cittadinanza e di come il desiderio di mettersi a servizio sia una parte forte della motivazione di molti ragazzi di continuare gli studi e di entrare nel mondo della ricerca. E anche per questo che ho cominciato a riflettere su come i giovani scienziati siano portatori di interesse di grande rilievo per quanto riguarda anche le politiche scientifiche, e di come possiamo essere attori fondamentali per rispondere ad eventuali domande del grande pubblico su tecnologie scientifiche e aprire un dialogo con cittadini anche eventualmente scettici sull'applicazione di queste tecnologie. Un esempio, un'associazione a cui sono stata legata in questi anni è Gene Sprout Initiative, che si occupa dell'informazione del grande pubblico sulle tecniche di evoluzione assistita o le cosiddette New Genomic Techniques a livello europeo. Eravamo a Bruxelles davanti alla stazione centrale di Bruxelles 2 settimane fa per parlare con i passanti di CRISPR e di tecniche di evoluzione assistita e rispondere ad eventuali domande e riflettere sui benefici e i rischi. Ma non solo informazione del pubblico, ma anche formazione di giovani scienziati. Grazie alla campagna Give Genes a Chance ci siamo riuniti assieme ad una settantina di giovani scienziati da diversi paesi europei per informarci su come fare comunicazione scientifica e di come interfacciarci con le istituzioni politiche per essere parte del dibattito relativo a queste tecnologie. Non solo, ma grazie all'attività di comunicazione, quindi di informazione e di formazione che abbiamo fatto, abbiamo avuto l'occasione di essere riconosciuti come portatori di interesse durante la stesura della proposta legislativa da parte della Commissione europea che riguarda le tecniche di evoluzione assistita, che è stata rilasciata lo scorso luglio. Qui vedete, siamo stati parte del inizio della roadmap di stesura della legislazione, e poi siamo stati parte di svariati forum, e qui eravamo al Parlamento di Strasburgo per parlare con i membri del Parlamento europeo di CRISPR e di queste tecnologie. Tuttavia, non solo comunicazione, ma anche vero e proprio collegamento tra scienza e società è necessario. Per questo ho cominciato a riflettere su come sia necessario per la comunicazione scientifica assumere una nuova dimensione che sia di co-creazione di valore, co-creazione di progetti scientifici tramite appunto la collaborazione diretta tra scienziati e progetti di impatto sociale. Per risolvere un pochino le due
facce della medaglia, che sono da una parte la mancanza di opportunità di generare impatto diretto con la propria ricerca sentita da molti giovani scienziati e dall'altra parte l'urgenza di trasferire conoscenze e tecnologie scientifiche in contesti locali. E come vogliamo farlo? Vogliamo farlo tramite l'applicazione e la costruzione di strumenti virtuali. Stiamo realizzando per questo un mercato, un marketplace di progetti di impatto sociale e una piattaforma di matchmaking che permette a cittadini, volontari e diversi enti della società civile di cercare scienziati con cui connettersi e a cui chiedere una consulenza di tipo gratuito. Stiamo in particolare realizzando questa piattaforma grazie all'intelligenza artificiale in modo tale da sfruttare la capacità dell'intelligenza artificiale di realizzare delle connessioni tra scienza e cittadini che siano innovative e diverse tra field per esempio anche molto diversi di studi. Questo è il team di volontari che si sono uniti a me per realizzare questa iniziativa. Siamo estremamente diversi, siamo basati in 8 diversi paesi, alcuni europei e poi gli Stati Uniti e il Messico. E stiamo realizzando una newsletter che si chiama Disfare la Torre d'Avorio, in particolare se controllate il nostro, la trovate come blog su LinkedIn. Uno dei primi articoli di cui abbiamo parlato è stato un articolo che propone il cambiamento della nomenclatura dell'espressione con cui si indicano le varietà vegetali di tipo orfane in favore dell'espressione specie agricole indigene per valorizzare la cultura indigena che è legata a a queste specie vegetali e per dare una diversa prospettiva alla scienza quando si approccia allo studio di queste specie vegetali per la realizzazione di progetti di ricerca che siano più inclusivi. Come potete partecipare a The Good Scientist? Beh, se scannerizzate questo codice QR avete la possibilità di diventare Good Scientist e unirvi alle nostre piattaforme, di entrare nel team di volontari o di portare la vostra storia e opinione nella newsletter o eventualmente, se conoscete realtà interessate, potete inviarci un progetto di impatto sociale in cui state cercando scienziati. Ringrazio quindi per l'attenzione, mi sarebbe piaciuto partecipare anche al momento successivo di domande e di dibattito con gli altri relatori, ma spero che mi possiate contattare tramite email se avete eventuali domande e che possiate seguire il viaggio di The Good Scientist tramite i canali social e come appunto cercheremo di cambiare la prospettiva relativa alla scienza, alla partecipazione civica e rendere la scienza più inclusiva. Quindi vi ringrazio e buon convegno. Bene, allora intanto proseguiamo, questa volta dal vivo, con la professoressa Francesca Galli, associata al Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e agroambientali dell'Università di Pisa, dove insegna Agri-Food Policy, docente al corso Master in Sviluppo Sostenibile e Cambiamento Climatico, e il suo ambito, diciamo, di ricerca e di interesse riguarda soprattutto la diffusione della conoscenza per la promozione di consumo e produzioni sostenibili e delle connessioni tra accademici, amministrazione pubblica e società civile, che direi anche fondamentale anche per il tema di oggi. Grazie mille anche agli organizzatori, al professor Lorenzini e alla professoressa Nali per questo invito. Io sono qui, credo, in veste di delegata alle questioni di genere del Dipartimento. Questa figura del delegato è di recente introduzione, serve un po' anche a diffondere quello che sta facendo l'Ateneo in merito a queste tematiche. Però durante l'organizzazione, insomma, nei giorni scorsi, chiedevo al professor Lorenzini un'indicazione e è impossibile venire qui e non sentire anche tutta la sollecitazione a livello personale di quello che è stato detto
dall'inizio di questo convegno. Devo dire l'assoluta sproporzione tra me e chi ha parlato prima di me, ma anche la profonda corrispondenza, cioè quello che è stato detto accomuna tantissimi di noi proprio nell'esperienza. Quindi il primo punto che mi viene in mente è la questione del desiderio di voler intraprendere un percorso nella ricerca. È un desiderio molto forte che noi ci troviamo addosso e che per me si accompagna anche a un desiderio di vivere una famiglia, nel mio caso anche abbastanza numerosa, e fare i conti con questo desiderio e quello che implica. Questo desiderio è un po' una croce, una delizia, quindi la delizia è il fatto proprio di doverlo riconoscere, la croce è tutto il lavoro e la fatica che comporta, e queste cose sono già state dette prima di me. E quindi anche di dover render conto di dover tenere duro davanti a questo desiderio, perché i primi ostacoli nascono proprio in famiglia. Io mi sono sentita dire tante volte: chi te lo fa fare? E levi tempo alla famiglia. Quindi queste sono le tipiche frasi che mi vengono in mente, e io rispondo: sì, ma poi io come faccio? Cioè, che cos'altro potrei andare a fare, no? Quindi in questo senso spesso gli ostacoli rappresentano anche uno stimolo a perseguire questa strada. È già stato anche detto che questa strada implica tantissimo aiuto, e devo proprio riconoscere la specificità del mio percorso, l'aiuto ad esempio in termini di flessibilità lavorativa che mi è stata data in questi anni, altrimenti quasi sicuramente avrei mollato. Mi sono sentita anche dire cose del tipo, da delle colleghe, molto dolorose, del tipo: qualche anno fa te non avresti mai potuto fare 3 figli e perseguire questa carriera. Ma io non l'ho sentita come un... cioè ho percepito proprio tutto il dolore di questa affermazione, della rinuncia che questo ha comportato per le generazioni di docenti che mi hanno preceduto. Quindi in questo senso, secondo me, abbiamo fatto tanti passi avanti. Io sono capitata in un periodo fortunato e tanti prima di me no. Quindi queste cose è bene, secondo me, che vengano riconosciute perlomeno. Quindi il primo tema è questo discorso del desiderio e di perseguire la strada. Quindi bisogna fare i conti con una quotidianità molto faticosa, tanto lavoro fisico, mentale, che potenzia le tue capacità sul lavoro. Io sono sicura che parte delle mie abilità nascono dal fatto di fare entrambe le cose, e la cartina tornasole non è solo il consolidamento del percorso lavorativo, ma sono anche i figli che ti guardano e ti dicono: no, mamma, ma devi andare avanti, no? Io lì, cioè, tocco il cielo con un dito, veramente, perché ho dubitato tante volte. Per questo c'è bisogno di non essere isolati, quindi ben venga tutto il lavoro che il CUG sta facendo e anche nuove forme con cui possiamo continuare il dialogo per poterci accompagnare in questo percorso, perché l'istituzione può migliorare ancora tanto. Faccio qualche esempio concreto terra a terra, che però forse può servire. La domanda del congedo di maternità non deve essere un salta ostacoli che aggiunge stress a una situazione molto delicata che vive la donna durante la gravidanza. Quindi deve essere il più semplice possibile, il più accogliente possibile. Secondo, la didattica. Quando te vai in maternità, chi lo fa il corso al posto tuo? È un favore che ti fanno i tuoi colleghi più o meno disponibili, che ti vogliono bene? Insomma, via, possiamo fare un po' meglio, perché veramente anche per la persona che si prende questa responsabilità è un peso dover pensare che qualcuno dovrà farla al posto tuo. Studiamoci un po'. Vivere l'estate pensando di poter lavorare tutta l'estate e non solo il mese in cui i ragazzi vanno ai centri estivi, e senza possibilmente imboscarsi, cioè questo è un grande tema. Oppure andare alle conferenze. I miei colleghi economisti agrari organizzano la principale conferenza intorno al 15 di settembre. Il 15 settembre i bambini iniziano la scuola, sono settimane molto delicate in cui l'equilibrio familiare è molto precario. Io adesso decido di non andare a quella conferenza. Non so se interessa agli organizzatori o alla società scientifica, se mi capita glielo dirò, non è un periodo adatto per chi ha una famiglia. Ed infine mantenere, cioè, in tutto questo, questa grande fatica. Ieri il professor Brunori, con cui io lavoro da quando sono qui, a cui riconosco veramente una paternità accademica,
parlava di approcci sistemici, no? Quando il sistema è robusto e resiliente, faceva questa differenza. La nostra vita familiare e lavorativa è un sistema. Se ci si fa carico di troppa fatica, poi alla fine si crolla. E io volevo fare questo esempio, visto che la precedente oratrice veniva dall'Università di Wageningen, e questo è un tema che non riguarda solo le donne, riguarda tutti. La fatica accademica ha anche dei risvolti negativi in termini di esaurimenti, burnout, cioè non è una cosa, passa un po' sotto traccia, ma è un fenomeno da guardare. La mia collega di Wageningen, Jessica Duncan, quest'estate mi diceva, mi ha buttato lì una frase, mi fa «I'm working hard to work less». E poi l'ho ripresa al coffee break e gli ho detto «Ma in che senso?». Nel senso che mi sono fatta affiancare da un coach, che non è uno psicologo, che l'Università di Wageningen mi mette a disposizione e che da un anno e mezzo mi affianca nel capire, ricapire, esercitarmi a scegliere le priorità. E questo dopo un anno e mezzo, e questa è una brava, è una top level, vedo i frutti solo ora, perché non è una cosa che si fa da un giorno a un altro, ma è una cosa che ha bisogno di un supporto. Allora lì mi ha molto incuriosito, perché non è che te c'hai un problema e vuoi andare a risolvere, te hai bisogno di un aiuto nel processo a riconoscere queste famose priorità. Quindi poi, per farla breve, la cosa che a me sta più a cuore è la sfida, la domanda principale che ho è quella dell'unità. Quindi di come riuscire a non assolutizzare nessun aspetto della mia vita, perché sento una responsabilità che mi viene da dire è doppia, ma in realtà è una, e che poi la domanda di fondo è: ma cosa rimarrà di tutto questo sforzo che io profondo da una parte e dall'altra? Non lo so, però sicuramente diciamo che spero di poter riconoscere a un certo punto della mia vita e carriera di non aver potuto dare di più. Ecco, questa è un po' la cosa che mi sentivo di condividere e che spero, insomma, il dialogo non finisca in questo incontro ma prosegua nei prossimi anni. Grazie. Grazie mille. E proseguiamo con la professoressa Manuela Giovannetti, professoressa emerita di microbiologia agraria al Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agroalimentari dell'Università di Pisa. Ricordo brevemente, ha ricoperto incarichi di rilievo come preside della Facoltà di Agraria, coordinatore della BEG, European Bank of Glomerates, e direttore del Centro di Studio sulla Microbiologia del Suolo e del CNR. È intervenuta anche lei ieri all'evento dedicato alla Carson sui microorganismi biostimolanti, e oggi le lascio appunto la parola per parlare della donna nella scienza. Bene, grazie mille, buongiorno a tutti, ringrazio gli organizzatori ovviamente, ho sentito alcune giovani donne che mi hanno preceduto, che hanno parlato di loro stesse. Io sono disponibile magari in un secondo giro a parlare dei problemi che ho avuto, delle mie difficoltà o di quelle che non sono difficoltà, perché ovviamente essendo stata la prima donna ordinaria nella facoltà di agraria dopo 150 anni dalla fondazione, qualcosina da raccontare ci avrei anche, non solo però dal punto di vista accademico, quindi dell'Università di Pisa e della facoltà di agraria, ma anche dal punto di vista, diciamo così, della mia carriera scientifica, quindi poi magari se ne può riparlare. Perché stamattina mi piaceva e ho preparato un intervento che si rifà al primo intervento che abbiamo ascoltato. Io voglio parlare di alcune donne scienziate che sono veramente poco conosciute e che hanno cambiato la nostra vita di tutti i giorni. Lo faccio anche perché negli anni 90, per una decina di anni, io ero nel comitato scientifico di un'organizzazione, di un'associazione per la divulgazione scientifica a Pisa, che si chiamava Limonaia, che purtroppo per motivi politici ha chiuso.
E in quel periodo appunto avevamo organizzato una serie di iniziative che riguardavano la scienza e le donne. Si chiamavano, questa iniziativa generale si chiamava Scienziate di ieri e di oggi. Le scienziate di oggi erano giovani scienziate che venivano invitate a parlare della loro scienza, e le scienziate del passato di ieri, di loro parlavano personaggi famosi. Ricordo il grande professor Pinchera, che era venuto a parlare di una di cui parlerò stamattina brevemente, la Belle Helion. E poi ovviamente tra le scienziate di oggi abbiamo invitato anche la nostra cara Lucia Tongiorgi, che è venuta a parlarci del suo percorso di vita. Quindi questo è un argomento che sento molto affine. Ci ho lavorato per tanti anni, abbiamo scritto anche delle cose, insomma in generale mi sembrava di fare un mio dovere quello di proporre dei modelli di ruolo alle giovani generazioni che mi sembra ne siano ancora carenti. Allora, prima di tutto, diciamo, quanti nomi di scienziate vi vengono in mente istantaneamente? Tac, ho sentito due prima, abbiamo detto Rita Levi-Montalcini e abbiamo detto Marguerite Hack, ovviamente, no? Marie Curie. Eppure le donne scienziate sono anche molti premi Nobel, brevetti, le lauree honoris causa, e ne parleremo fra un attimo, perché prima vorrei fare un piccolo commento di quanti nomi di scienziati ci vengono in mente istantaneamente. Beh, pochi comunque. Einstein, l'abbiamo sentito rammentare, Newton, forse Robert Oppenheimer in questo momento, perché c'è questo grande film di Christopher Nolan e quindi c'è questo grande discorso sulla bomba atomica. E perché tutto questo per dire che le scienziate, la scienza, le scienziate e gli scienziati sono veramente poco popolari, un po' perché siamo imbevuti di cultura umanistica, perché se vi dico quanti umanisti vi vengono in mente, poeti, scrittori, me ne dite chissà quanti, e il fatto che siano poco popolari, soprattutto la scienza, purtroppo l'abbiamo visto che cosa causa durante la pandemia Covid-19, tutte le discussioni che sono nate a proposito di vaccini, eccetera. Però torniamo alle donne, volevo solo fare questo piccolo accenno. Le donne, mi piace parlare di alcune di loro, molto brevemente, perché alcune sono veramente poco conosciute e di ognuna io dirò alcune cose che possono fare da spunto di riflessione per il prossimo giro magari. Allora, Lis Meitner è, diciamo, dovrebbe essere sulla bocca di tutti in questo momento, perché siamo tutti andati a vedere Oppenheimer, siamo tutti coinvolti nel discorso della bomba atomica e a riflettere su quello che ha voluto significare, eppure lei è stata la prima a capire che dalla divisione dell'atomo si poteva ricavare una energia enorme. E l'aveva capito, l'aveva raccontato poi al suo mentore, professore Hall, il quale poi vinse il premio Nobel. Lei era ebrea, dovuta partire dalla Germania, andata in Svezia e poi là è rimasta. Comunque è considerata la più grande scienziata del Novecento, mi rifaccio al suo di interventi, eppure... E qui lo spunto per riflettere su alcuni aspetti sociali, insomma, che hanno accompagnato le donne scienziate. Per alcuni anni lavorò in uno scantinato dell'istituto perché le donne non erano ammesse nei laboratori. Questo come prima cosa. Poi ce n'è un'altra molto importante, che è Gerty Rocori. Lei ha preso il Nobel per la medicina nel 1947 perché ha scoperto il metabolismo del glucosio, come sappiamo, alcune cose importanti sul suo metabolismo, ma dopo, solo dopo che ha ricevuto il premio Nobel, ha potuto ottenere la cattedra di biochimica, perché prima è stata svantaggiata, sottopagata, ostacolata in tutti i modi. La Dorothy Hodgkin, questa è un personaggio molto interessante, premio Nobel per la chimica nel 1964, una cristallografa a raggi X, ha scoperto la struttura di importantissime molecole come l'insulina, la vitamina B12, la penicillina.
Qui la vediamo da giovane e qua la vediamo un po' da anziana con una struttura molecolare molto complessa come di quelle che studiava lei. Era madre di 3 figli, quindi Francesca non sei sola, qualcuno ti ha preceduto, madre di 3 figli, fellow della Royal Society, medaglia Order of Merit della corona inglese, però era molto impegnata anche nel movimento Pagwash per promuovere il disarmo e la guerra fredda. Ha suscitato molte discussioni il suo impegno scientifico e anche sociale e un membro della Royal Society ha dichiarato: se una donna membro della Royal Society può avere 3 figli, allora chiunque può fare qualunque cosa. E questo intanto è un'altra roba. Poi un'altra veramente poco conosciuta è la Rosalind Yellow, anche questa è Nobel per la medicina nel 1977. Ha scoperto un metodo molto importante e rivoluzionario per misurare la concentrazione di ormoni nel sangue, si chiama RIA, e tutte le volte che voi andate a fare un'analisi del sangue per misurare non solo gli ormoni ma anche sostanze biologiche, viene usato ancora questo metodo, per cui ha vinto il premio Nobel. E lei dichiarava: il mondo non si può permettere di ignorare il talento di metà dell'umanità se vuole risolvere molti problemi che ci affliggono. E questo lo diceva un premio Nobel femmina. E questa è la Gertrude Belle Elion di cui ci parlò alla Limonaia il nostro caro professor Pinchera. È Nobel per la medicina nel 1988, ha lavorato moltissimo e ha scoperto, pensate, farmaci contro la leucemia, contro la malaria, contro la gotta, contro il virus. Chiunque di voi soffre, per esempio, di herpes labiale e prende quella pomatina, sappia che quella pomatina, il principio attivo di quella pomatina l'ha inventato lei, è la ciclovir. E poi ha dato anche dei contributi fondamentali alla scoperta della ZT, che è il primo medicinale utilizzato contro l'AIDS. E ha avuto 45 brevetti e 25 lauree honoris causa. E lei dice: mi sono sentita dire, sei qualificata, ma non ci sono mai state donne in questo laboratorio e temiamo che tu ci possa distrarre. Non è l'unica, ce ne sarà un altro più avanti. Temiamo che tu ci possa distrarre. Barbara McClintock, grande scienziata, ha lavorato da sola per tutta la vita, Nobel per la medicina nel 1983. Guardate com'era bella, era una bella ragazza. E lei nel 1931 scoprì il meccanismo di attivazione e disattivazione dei geni. Ha fatto un esperimento che è ancora considerato uno dei più grandi di tutta la biologia moderna. Ha scoperto i trasposoni sui quali tutti stiamo lavorando in questo momento, in un'epoca in cui però il genoma era considerato un'entità fissa e quindi era presa per matta. Fu presa per matta anche perché era una ragazza poco convenzionale, per cui se per esempio perdeva, non trovava più la chiave della porta per entrare nel laboratorio, passava dalla finestra, tranquilla. E questo non è che con tutto quello che c'era dietro non veniva visto bene. E infatti non riuscì a ottenere un lavoro permanente degno di lei finché poi si è trasferita a Cold Spring Harbor a New York, dove è rimasta poi tutta la vita. Poi era stata eletta membro della National Academy of Science americana, nel 1945 la prima donna presidente della Società Americana di Genetica. È stato dedicato a lei un francobollo e è l'unica donna che ha ricevuto un Nobel per un lavoro fatto tutto completamente da sola, perché nessuno ci voleva lavorare, anche perché nessuno la capiva. Io devo dire, ho avuto su di lei un colloquio con il nostro compianto professor Baroncelli, che era un grande genetista agrario, e lui mi disse: guarda Manuela, che io le ho letti i lavori suoi, i primi, però io non ci ho capito niente. Quindi era molto difficile forse per persone che pensavano che il genoma fosse fisso riuscire a pensare ai trasposoni in quel momento. E lei, volevo dire una cosa ricordando il primo intervento,
È stato scritto su di lei, sono stati molti libri, ma uno di quelli che io preferisco è A Feeling for the Organism, perché questo libro, scritto da una scienziata, da una storica, ricorda proprio quello che ci diceva la nostra prima relatrice, l'importanza delle emozioni, delle passioni, e mette in evidenza quanta passione avesse la McClinton messo nel suo lavoro. E lei diceva questa cosa: se sai di essere sulla strada giusta, qualunque cosa dicano non riusciranno a fermarti. E questo dà un altro spunto per una discussione che potremmo fare sulla la capacità delle donne di essere determinate, sicure di sé e di andare avanti. Lei lo era. E poi è stato già parlato di questa grande donna, Rosalind Franklin, che era una grande cristallografa a raggi X, si perfezionò a Parigi, fu chiamata appunto, come ci ricordava prima la collega, al King's College, dove andavano avanti le ricerche sul DNA. Non si trovò bene, non solo per Wilkins, ma anche perché, come è scritto in rosso, le donne non avevano accesso alla sala da pranzo, potevano mangiare o fuori dall'edificio oppure insieme agli studenti. Questo è un altro piccolo spunto per la nostra discussione. Poi c'era appunto questo Maurice Wilkins, di cui abbiamo già sentito parlare, che era un principiante nell'uso della cristallografia a raggi X e voleva che lei, che è una grande cristallografa, mettesse a disposizione di lui tutti i suoi dati. E questo lei non l'accettò mai. E questa è la famosa fotografia 51. La foto 51 che è stata ancora ineguagliata. Tutti gli scienziati dicono, come cristallografia anche moderna, non è stata ancora eguagliata questa foto del DNA. Ovviamente lo sapete, la storia è stata mostrata all'insaputa di Rosalind da Wilkins a Watson, il quale capì insieme a Crick che la struttura del DNA era quella. Nel 25 aprile del 1953 uscirono contemporaneamente su Nature tutti e tre i lavori, quello di Watson e Crick, quello di Wilkins e quello di Rosalind Franklin, e poi dopo sappiamo come è andata a finire. Questa foto 51 ha avuto grande successo anche a Hollywood, perché Nicole Kidman ha fatto un film e ci sono state molte rappresentazioni teatrali, non solo in America ma anche in Italia. Questo è quello con Lucia Mascino, venuta anche a Pisa, l'ho visto, e ha avuto grande successo. Però ricorderete tutti che nel 68 è uscito il libro di Watson intitolato La doppia elica. E lui fa veramente un ritratto feroce di questa donna, perché era una sua nemica, secondo lui. Lei non l'aveva mai saputo di essere sua nemica. A 31 anni, dice, vestiva con la fantasia di un'occhialuta liceale. Questo lo dice nel 68, oggi lo chiameremo body shaming. E poi dice un'altra cosa: il posto migliore per una femminista è nel laboratorio di qualcun altro. Immaginate voi, lei non era femminista, era semplicemente una donna che voleva che fossero rispettati i suoi diritti. In seguito però Watson ha ripensato a tutta la vita della Franklin, anche perché poi è morta, forse avrà fatto un po' mea culpa, e ne riconosce la bravura, l'onestà e la generosità. Sentite cosa dice: si rende conto troppo tardi delle donne, delle lotte che una donna intelligente deve affrontare per essere accettata nel mondo scientifico, che spesso considera le donne nulla più che un piacevole diversivo dal lavoro serio. E io qui vi lascio e magari proseguiamo più tardi con questa discussione. Grazie. Grazie. E proseguiamo sempre in ordine alfabetico con Maria Lodovica Gullino, che dalla fine degli anni 70 si occupa con passione di malattie delle colture ortoflorofrutticole dell'Università di Torino, dove è stata professore ordinario di patologia vegetale e vicerettore, tra l'altro è anche giornalista pubblicista, quindi una mia collega, e fondatore e direttore fino al 2023 di AgroInnova, centro di competenza per l'innovazione in campo agroambientale e agroalimentare. E io le lascerei subito la parola così. Grazie per l'invito a questa interessantissima tavola rotonda. Devo dire che dopo quest'ultima frase che lascia una rabbia, no? Veramente. Allora, io sono un fitopatologo,
ho preso tanti appunti, mi sono portata dietro gli appunti, perché parlare dopo tutte queste bravissime colleghe non è facile, e ho deciso, avevo una presentazione che non userò, e ho deciso di fare un po' un mix di cose, proprio anche ragionando su alcuni spunti. Quindi io sono un fitopatologo, però di formazione sono un biologo, quindi ho studiato in un ambiente in cui mi sono laureata nel 75 e c'erano molte donne a biologia, chiaramente. Quando però sono passata molto presto, nel 78, ad Agraria, a quel tempo, tra l'altro sto proprio scrivendo una review su tutti questi anni di insegnamento, il numero di donne iscritte negli anni 75-76 era intorno al 12-15-18%, poi è aumentato, arrivato adesso 30-35-36%, l'abbiamo sentito anche ieri dalla collega che si occupa dell'ordine professionale, più o meno, in realtà frequentare, perché diciamocelo pure, le ragazze sono sempre le studentesse migliori, sono quelle che frequentano, quindi frequentano di più, in classe ne troviamo sempre di più. Io ho scelto, dopo essermi laureata in botanica, ho scelto nell'ambito delle scienze agrarie una disciplina, la patologia vegetale, che in realtà è una disciplina delle scienze della vita. La patologia vegetale è molto più legata alla botanica, alla fisiologia vegetale, che non all'agronomia. Quei tempi non c'erano moltissime donne, le donne le si trovava di più magari nella botanica, floricoltura, quindi questo era un pochino un lavoro più da uomo, ma soprattutto perché dovevi arrampicarti per i vigneti, lavorare a volte nel fango, camminare nel fango, certamente i tacchi a spillo, anche solo le scarpe normali non si potevano portare, però devo dire che, e soprattutto c'era un rapporto con gli agricoltori che non sempre era facilissimo, perché molti agricoltori che per natura tendono a essere, ma lo dico anche in senso positivo, io tra l'altro sono figlia di agronomi, imprenditori agricoli, tornerò su questo perché la Celi, Simona Celi, mi ha fatto ricordare un episodio del passato che poi vi racconterò senza rancore, perché non ha assolutamente influenzato la mia vita per nulla, però ve lo racconterò. E quindi sono per natura conservatori, trovarsi con una donna che peraltro andava lì a esaltare gli attacchi dei parassiti che loro detestavano, combattevano, anch'io cercavo di combatterli, però mi ricordo quando entrai nel primo vigneto come fitopatologo, io lavoravo sulla botrytis cinerea, c'era un attacco formidabile, io scossi questi grappoli e dissi che meraviglia, quasi. Poi non bevevo vino, anche perché ero astemia e dovevo visitare parecchi vigneti uno dopo l'altro, ognuno mi offriva un bicchiere di vino, io dicevo no grazie, va bene un bicchiere d'acqua, mio capo mi disse molto gentilmente, guardi che lei deve anche imparare a bere un po' di vino, perché vedi che loro si offendono. Quindi questo fu l'esordio, però dico, grazie anche a un carattere forte, a tratti duro, un brutto carattere si dice dalle mie parti, sono sopravvissuta a tutto e anche molto bene, direi, non mi sono fatta mancare nulla e non ho subito torti, però riconosco di essere fortunata, questo lo dirò, lo dico in continuazione, fortunata perché vengo da una famiglia che ha molto stimolato la mia curiosità, lo studio, il viaggiare, ho dei modelli familiari sia nel campo dell'agronomia ma anche nel campo della ricerca che ho sempre potuto seguire, e sono stata estremamente fortunata in tutti i laboratori in cui ho lavorato, nell'essere inserita in istituti dinamici in cui ho trovato supporto, e ho mai patito il fatto, mai mi è stato fatto pesare il fatto di essere a quel tempo l'unica donna che era entrata lì, l'ultima arrivata, la più giovane, no, diciamo che questo però mi fa
porre particolare attenzione, questo ho sempre cercato di farlo e col passare degli anni ovviamente diventa più importante, cercare di aiutare i giovani e le ragazze in particolare e guardare anche un po' al passato. Allora, la prima relatrice ha ricordato, e poi ci è tornata la Giovannetti, su alcune donne non giustamente valorizzate, se vogliamo. A me piace ricordarne due, che io leggo tantissimo alla patologia vegetale, anche se sono ricordate forse più come una come botanica e l'altra come micologa. Una è Eva Mameli Calvino. Quest'anno si celebrano i 100 anni della morte di Calvino. La mamma di Calvino, a cui sono stati dedicati anche dei bellissimi libri, la sua biografia, eccetera, due scritti dalla Elena Cati, tra l'altro, è stata una grandissima donna con un livello di indipendenza enorme, perché lei ha avuto un figlio famoso, un marito altrettanto bravo, ma lei era veramente brava di suo, è andata a lavorare a Cuba, era direttrice dell'orto botanico a Cagliari, quando il marito lavorava a Sanremo, quindi lei è partita e dirigeva, poi è diventata direttore o direttrice, come vogliamo, dell'Istituto Sperimentale, oggi Sperimentale per la Floricoltura di Sanremo, e ha fatto molti lavori, era una donna con interessi enormi, molto attenta alla questione femminile, tra l'altro molto aperta socialmente come tutta la sua famiglia, e ha fatto anche molti lavori di patologia vegetale, perché quando era a Sanremo ha descritto tantissime malattie di piante ornamentali, oltre ad avere collezioni di, quindi è stata una donna eccezionale. Eppure molto recentemente io lessi e mi sono veramente incavolata e ho alzato il telefono e ho chiamato il direttore Molinari, quando su Repubblica recentemente, su un articolo che descriveva Calvino figlio, parlavano della madre, dicevano seguì il marito in molti viaggi. Ho detto, no, non è possibile usare questo termine, perché Eva Mameli Calvino non era una persona che seguiva il marito, assolutamente, no? È stata una donna indipendente, quindi mi piace ricordarla. Così come un'altra persona che io ricordo anche con grande affetto, perché è stata una delle mie professoresse della tesi di laurea, Iole Ceruti Scurti, altra donna che tra l'altro lei sarebbe stata, non io, la prima ordinaria, però morì mentre diventava ordinaria, perché a quei tempi la micologia e la patologia vegetale erano nello stesso raggruppamento disciplinare, quindi lei stava vincendo il concorso da ordinario, quindi io considero lei il primo vero ordinario nella micologia, che però allora era associata a noi. Ebbene, lei era una grandissima ricercatrice, una donna siciliana con quegli occhi che ti manifestavano tutta quanto fosse brillante e intelligente, e lavorava negli anni 60 e 70 su argomenti di grandissima attualità. Lei lavorava su sostanze antibiotiche prodotte da funghi, di possibile impiego nel settore farmaceutico, lavorò per prima in Italia sulle micotossine, quindi sapeva individuare dei filoni di ricerca, e anche lei, la sua figura è stata un po' offuscata da quello del marito botanico, bravo, ma è stato il mio professore di botanica. Secondo me è meno brillante, però io ricordo questo episodio, mi è venuto in mente stamattina, quando io scrissi il mio primo lavoro, ero all'orto botanico prima di passare, finito il lavoro la signora Ceruti me l'aveva rivisto già 5-6 volte, mi disse lo faccia vedere a mio marito che era il direttore. Lo portai al professore e io, pensando di fare una cosa, gli dissi: professore, l'ha già visto la signora professoressa diverse volte, l'ha distrutto. La seconda volta fui colpita da questa cosa, perché la seconda volta, il secondo lavoro glielo portai e lui mi chiese: l'ha già visto mia moglie? E io gli ho detto no, andava bene. L'ho odiato da quel giorno, devo dirlo, da quel giorno, perché ho proprio visto questo.
così, ma sono episodi che questa mattina mi sono venuti in mente. Però vi dicevo, poi l'altro aspetto che mi interessa sempre di più è quello, per esempio, dei tecnici, delle tecniche di laboratorio. Il nostro lavoro va avanti grazie a decine, centinaia di donne, molto spesso, che lavorano nei nostri laboratori, hanno un ruolo oscuro, sono anche pagate poco, perché eppure fanno un lavoro enorme. Penso nei paesi terzi a tutte le donne che reggono le cosiddette clinics, diagnostic clinics, nel nostro campo, sono quasi tutte donne, sono bravissime e hanno, nessuno le conosce, quindi credo che valga la pena, forse dovremmo trovare il modo un giorno di valorizzare molto di più il ruolo di queste persone, che svolgono un ruolo che non è assolutamente secondario, perché senza i nostri tecnici e le tecniche di laboratorio non faremo proprio nulla. Poi mi ha fatto venire in mente l'intervento sul coaching in Olanda, no? Che della ragazza che è in Olanda, ma che è stato ricordato dalla collega qua di Pisa. Io ho visto sistemi analoghi molto validi in Svizzera. In Svizzera ci sono intanto delle forme di aiuto per cui vengono pagate le babysitter o eventuali badanti o sostegno a pagare babysitter o badanti per chi in certe fasi della vita, soprattutto giovani, ovviamente per babysitter, dottorandi che hanno figli, quindi per permettere loro di continuare a lavorare, perché il nostro sistema che ti dice stai pure a casa, puoi produrre di meno e vai avanti lo stesso in carriera, non aiuta le donne assolutamente, credo. Quindi sono invece meccanismi molto, e così come questi sistemi di coaching. Io nel mio piccolo ho sempre cercato, perché molto spesso, diciamocelo anche, ci sono anche donne che non amano le donne o che non aiutano le donne, e credo che ognuno di noi ne abbia incontrata qualcuna. Saremmo così gentili da non fare nomi, ma per esempio io e Emanuela Giovannetti ne abbiamo una che è la stessa, una in comune, no? Di queste donne che non aiutano le donne, anzi se possono ti sorridono davanti e ti fanno qualche dispetto dietro. Questo bisogna dirlo ed è bruttissimo. Io credo che nel nostro piccolo noi possiamo fare tanto. Io per esempio vi devo dire che a parità ho sempre votato donne nelle società scientifiche e cerco di farlo fare anche ai miei colleghi. A volte quando queste votazioni ormai si fanno coi codici, io ho anche i codici di qualche collega più anziano e glielo dico prima, dico guarda che io, mi fai votare sempre delle donne. Sì, perché se non ci diamo anche una mano tra di noi, lo stesso in politica, se non ci aiutiamo fra di noi, credo siano piccole scelte di vita che però almeno aiuti anche chi magari è stato meno fortunato. Abbiamo avviato con Frontiers in Agronomy un topic proprio su gender per cercare di analizzare, intanto vogliamo analizzare con un economista di Napoli l'effetto che hanno queste politiche, per esempio che ci sono dentro il PNRR, di assegnare il 40% di posti con i nostri sistemi, non è così semplice, a donne, vedere l'effetto se viene applicato, se si riesce ad applicarlo. Quindi, e poi volevamo appunto valutare il ruolo delle donne, ad esempio, nell'assistenza tecnica, eccetera. Quindi cercheremo lavori in questo campo. Per finire, l'episodio iniziale, che però io lo ricordo, ripeto, senza assolutamente rancore, anzi è stato uno stimolo. Quando io arrivai a patologie vegetali, ero giovane, avevo 26-27 anni, ero la più giovane della compagnia, ero una donna ed ero una biologa, non ero un agronomo, e sono tuttora. Quello è stato il mio capo per tutta la vita mi accompagnò dal direttore. Il direttore mi presentò e siccome immaginava che il fatto che non fossi un agronomo fosse, disse al direttore, ti presento la Gullino, viene da biologia, e lui cominciò a guardare un po' così. Allora lui pensando, però
è figlia di agronomi, gli disse. Lo sguardo del direttore cambiò, mi guardò e disse, un po' come è successo a lei, ma lei è per caso figlia del dottor Gullino, quello che ha tutte quelle aziende? E io allora ero veramente timida, gli dissi sì, mica potevo. E allora lui mi disse, beh, una come lei non ha bisogno di lavorare, lei porta via il lavoro a un'altra persona. Io, timidissima, mi sentii così offesa che gli risposi, no professore, lei si sbaglia, porterò via il lavoro a due persone perché ho intenzione di lavorare molto. E uscii. Il mio capo, che era rimasto sconvolto da queste parole del collega Alberto M., disse, mi guardò e disse, bravissima. Perché tra l'altro lei con la sua risposta ha già capito tutto. Lei qua dovrà lavorare il doppio, ma ce la farà. Io gli ho detto anche il triplo. Questo fu il mio esordio. Un altro episodio che voglio ricordare, poi chiudo veramente, perché stamattina... Questo fu invece un collega un po' meno simpatico, perché poi in realtà i rapporti sono stati ottimi anche con questo direttore, di grande sempre rispetto e poi di comprensione, eravamo molto diversi, lui la pensava così. Invece questo collega, famoso genetista, che è imperversato al CNR per tanti anni, certamente lo conoscete tutti, ma qua non faccio il nome, non dico niente. Quando tanti anni fa, all'inizio del 2000, ero nel comitato Commissione Nazionale PRIN, venne a Torino, mi chiese di incontrarmi. Io, per rispetto alla sua età, eccetera, dissi, no, mi dica dove lei, professore, passo io da lei. Io andai e lui mi disse, volevo parlare del PRIN. Io immaginavo che mi dovesse parlare della sua materia, no? In realtà lui voleva parlarmi del progetto del figlio che aveva avuto una valutazione negativa e lui sapeva da chi e voleva sapere chi fosse l'altro revisore perché potesse intervenire sul revisore, no? E mi disse però, questo era ancora il meno, e mi disse, sa perché lei è qua in questa commissione? Perché è una donna con questo tono. Se avete capito chi è la persona, potete anche capire il tono. Perché lei è una donna e adesso prendono tutte voi donne. Mi sono tolta un sassolino dalle scarpe. Grazie. Ora chiamerei Maria Concetta Morrone, laureata in fisica, esperta della neurobiologia dei sistemi sensoriali nell'uomo e nei neonati, professoressa ordinaria di fisiologia umana all'Università di Pisa, membro del Consiglio di Amministrazione all'Università di Pisa, membro dell'Accademia dei Lincei e ha coordinato numerosi progetti in ambito di robotica e neuroscienza a livello europeo. Grazie dell'invito. Queste occasioni di ritrovarsi tra donne sono molto divertenti ma estremamente utili, e per cui ringrazio gli organizzatori perché sicuramente aiuteranno a far diminuire questo gap che c'è tra i generi a livello di anche nel nostro Ateneo. Purtroppo i numeri di Pisa, come sa bene il Cook, non sono buoni, non solo quelli di Pisa ma purtroppo di tantissimi grandi Atenei in Italia. È qualcosa su cui il nuova governance sta lavorando anche con iniziative nuove, quindi speriamo che poi riuscire in qualche modo a colmare questo gap che si nota soprattutto nelle carriere apicali, ovviamente non tra gli studenti, per fortuna. E pensando, quando sono stata invitata non sapevo di cosa parlare, io sono una neuroscienziata, quindi e nel campo delle neuroscienze le donne sono sempre state molto presenti, per fortuna, e in questo senso io sono stata fortunata perché ho avuto grandi donne. E allora ho pensato di parlarvi di una donna in particolare che è Pisana,
che è una persona che difatti mi ha fatto crescere, che ha fatto sì che io non sentissi fortemente questa discriminazione. E devo dire, quando sono arrivata a Pisa, venendo anche da un liceo provinciale del sud, non ci avevo mai pensato, non mi sono mai sentita discriminata né nella famiglia né nel liceo. Poi sono arrivata il primo giorno alla prima lezione di fisica, 95 matricole, donne che io ricordi 5. E un altro numero che mi ha sorpreso, avevamo tutte un po', rispettavamo un grande, insomma c'era un po' un'aurea di gloria dei ragazzi della scuola normale in fisica, hanno fatto scuola in tutto il mondo, 12 normalisti, un grande numero, 0 donne. Questo fu l'impatto, ecco. E quindi diciamo da lì ho cominciato a prendere un po', a realizzare che un problema c'era. Però sono stata estremamente fortunata, perché con un incontro un po' con un ragazzo che era il mio tutor in un corso di laboratorio di fisica, era Giovanni Moruzzi, a cui dicevo le mie perplessità nell'affrontare questi studi di fisica, era la fine del primo anno, e lui ha detto: ma senti, ma perché, sai, le scienze esatte servono anche nello studio della biologia, di problemi. Io ero molto attratta dall'informatica, da questi cervelloni elettronici, e ha detto: ma sai, non è più divertente studiare il cervello umano. E mi ha presentato a questa scuola, la scuola famosa del professor Moruzzi. Io non sapevo assolutamente che Giovanni Moruzzi fosse il figlio del professor Moruzzi, e nella mia ignoranza di diciottenne non sapevo nemmeno chi fosse il professor Moruzzi. E queste sono due foto di com'era l'Istituto di Neuroscienze del CNR e l'aula storica di fisiologia che fece costruire il professor Moruzzi. Mi sembrava giusto, per i giovani che non conoscono chi fosse il professor Moruzzi, era un fisiologo, è il fondatore delle neuroscienze di Pisa, ed era una scuola estremamente vivace, ma estremamente vivace, non solo per il grande contributo scientifico del professor Moruzzi, ma anche per la sua grande capacità organizzativa. A quell'epoca a Pisa, e qui credo era un po' prima questa foto del 54, lui è un premio Nobel, Adrian, uno dei più importanti per le neuroscienze, ma in quell'epoca, agli inizi degli anni 70, io sono entrata in questo laboratorio nel 74, già c'era un continuo via vai di premi Nobel, quindi una scuola estremamente importante, di altissima qualità scientifica. Questa è una foto in cui appunto vediamo la solita aula piena di persone, molte di voi riconosceranno volti famosi, qui si vede un po' male, ma sicuramente credo che, qui non lo vedo, riconoscete Rizzolatti, un nostro grande neuroscienziato, riconoscete Maffei, che è qui è stato presidente dell'Accademia dei Lincei all'epoca, direttore dell'Istituto di Neuroscienze del CNR, e tanti altri uomini famosi. Di donne ne vedete molto poco. E io oggi vi voglio parlare di una donna in particolare, la professoressa Adriana Fiorentini, fisica anche lei, che molti purtroppo non conoscono, perché uno dei suoi forse limiti, forse l'unico limite vero, è che non voleva diventare famosa. E questo è qualcosa che condiziona molto noi donne, ma a noi non ci interessa diventare famose, a noi ci piace fare il nostro lavoro. Adriana era, all'inizio anch'io ho messo un po' a capire chi fosse la dottoressa Fiorentini o la professoressa, io da poi la chiamavo Tata, per me è rimasta Tata da quando sono nati i miei figli che l'hanno chiamata Tata Adriana. Adriana Fiorentini veniva da una famiglia estremamente ricca e importante di Milano, credo che ancora verso ci sia una strada, non so, i milanesi lo sanno, a nome di Fiorentini. Era una famiglia molto importante, però per motivi, diciamo, politici, è una famiglia che ha sofferto tanto. Il padre era fascista, hanno avuto dei
un po' la storia della sua famiglia, noi l'abbiamo conosciuta dopo la morte di Adriana. Adriana è nata nel 1926, è morta nel 2016 a 90 anni ed è morta come suora laica. Adriana aveva due passioni, la scienza e la teologia, e ha sempre tentato di capire i rapporti fra questi due, a volte anche conflittuali, non sempre. Adriana era una persona di un'intelligenza strabiliante, estremamente cristallina nel comportamento e nella mente, nel ragionamento. Nel laboratorio, come forse si vede già da questa diapositiva, però era sempre la persona che non si notava, la persona che faceva andare le cose benissimo in tutto il laboratorio, però assumendo un ruolo un po' dimesso. Solo quando ci si lavorava con lei si capiva che aveva quel brillo in più, che aveva questo intuito per problemi di neuroscienze incredibile, che fosse veramente geniale. Qui è una foto in cui Lamberto e Adriana facevano i primi esperimenti su modelli animali. La signora qui è Silvia Bisti, non so se qualcuno di voi la ricorda, e qui facevano esperimenti che poi hanno cambiato il mondo delle scienze della visione. Io non voglio entrare in questo, nei dettagli, però è da ricordare questo ruolo. Ecco, Adriana, se doveva dire chi era la persona geniale del laboratorio, diceva Lamberto Maffei, non diceva mai il suo contributo. Adriana era una fisica, e già questo vedo, insomma, si è laureata nel 48 in fisica a Firenze, lavorava e viene fuori lavorando nell'istituto di ottica di Arcetri. Il suo maestro era il grande Toraldo di Francia, che insomma è sempre stato nel mondo dei fisici e degli ottici, e lei studiava ottica fisiologica, quindi la visione in qualche modo, perlomeno i mezzi ottici che poi permettono la focalizzazione dell'immagine sulla retina. Però il suo capì subito che per capire meglio bisognava capire quello che c'era dopo la retina e i mezzi ottici, che era proprio il sistema nervoso e il cervello, e cominciò con l'osservare delle cose che vengono dette righe di Mach. E solo per farvi capire l'impatto che questa donna, che poteva sembrare umile, ha avuto nel mondo scientifico, semplicemente con questa, una delle sue prime scoperte, le righe di Mach, vi riporto le citazioni di queste bande di Mach su Google, che ho fatto un po' di giorni fa, sono 602.000. Quindi rendetevi conto quanto ancora oggi venga citato e riconosciuto il lavoro. Non tutti citano Adriana Fiorentini, ma il primo lavoro è stato lei, è stato il suo. E questo è proprio un suo diagramma che ho conservato di Adriana, e fatti proprio con la sua precisione. Si dice le donne sono più precise, sicuramente è vero, ma non è questo che ci fa solo buone ricercatrici. Però Adriana è anche la persona che poi ha fatto sì che questo laboratorio, il laboratorio del CNR, fosse un laboratorio da cui sono nate tante persone brave che hanno continuato, donne ricercatrici che sono diventate famose. Questa è una foto di quando io ero giovane. Guardate un po' la quantità di donne e la quantità di uomo. C'era Lamberto Maffei, c'era Adriana Fiorentini, Silvia Bisti, Luigi Cervetto, Donatella Spinelli, Alexandra Siretaneo. Guardate il rapporto, e questo credo che sia una delle cose fondamentali, quello di considerare tra i nostri giovani sempre un rapporto pari tra uomo e donna, perché è lì, è con l'esempio che si fanno nascere poi, o si fa crescere la scienza anche fra le donne.
Io dopodiché, insomma, quindi stando in questa grande famiglia, perché insomma col lavoro continuo di Adriana era una grande famiglia dove c'era profonda sinergia, dove tutti imparavamo bene, sia i giovani che quelli un pochino più senior come Adriana e Donatella. Donatella te la ricordi, forse eravate giovani insieme, Lucia, quindi quante cose avete, quante lotte avete fatto insieme a Donatella. E sono tutte, tantissime di queste persone sono tutti diventati professori ordinari, ecco, già questo vi dà nelle varie discipline, dalla psicologia e nei vari atenei italiani. Poi l'altra cosa che mi piacerebbe ricordare è che sia importante avere il rapporto, l'atmosfera all'interno del laboratorio, ma anche importante l'appoggio che si ha dalla propria famiglia. E infatti la mia vita è cambiata enormemente quando questo signore che è David Burr è arrivato a Pisa lavorando da Cambridge, con tutta l'arroganza di Cambridge, e qui ho amiche che lo conoscono, quindi sanno come può essere mio marito. La mia vita è cambiata, siamo andati via, siamo andati in Australia, poi sono tornati, ho girato il mondo, però una cosa è stata essenziale: per tanto tempo abbiamo lavorato insieme, per altro tempo no, abbiamo fatto carriere separate nella psicologia, nella fisiologia, per avere l'appoggio continuo di una persona che crede che tu sei brava e che puoi andare avanti e puoi affrontare tutte le difficoltà che poi tutti noi abbiamo affrontato, è determinante. Idem i figli, e qui voglio solo, finisco, lascio perdere tutto ciò, voglio solo dirvi due cose: è importante sia i figli che gli studenti. Come dicevo prima, abbiamo sempre tentato di avere anche gruppi grandi di studenti, di postdoc o di ricercatori giovani con un bilancio di genere, però è anche importante la stima che quelle ragazze hanno nei tuoi confronti, che ti fanno andare avanti, che ti genera quella forza di dire sì, devo andare avanti. E poi ovviamente i figli, e io credo che i miei figli mi hanno sempre appoggiato in questa, e dandomi, come diceva prima, la soddisfazione più grande quando un figlio ti dice ma no mamma vai avanti. E io ricordo mio figlio, ora lui è professore a Sydney, quindi ha seguito la mia carriera, mia figlia è una research manager, non so come dovrei dirla, in tutto un altro ambiente a Milano. Mi ricordo, c'era il momento in cui mi era stata offerta la cattedra a San Raffaele a Milano, mio figlio aveva 11 anni, gli ha detto ma no, vai mamma, non ti preoccupare, casomai ti aiuto io a fare i PowerPoint. Ecco, per cui e con questo vi ringrazio. Grazie. Ora proseguiamo con le ultime due relatrici, perché la professoressa Elettra Stradella è malata, quindi non è potuta venire. Allora, la penultima è Renata Pepicelli, professoressa associata di Storia dei Paesi Islamici presso il Dipartimento di Civiltà e Forme dei Saperi. La sua ricerca si concentra sull'analisi delle questioni di genere, del riformismo islamico, della condizione giovanile, dell'islamismo arabo e dei fenomeni migratori, compresa anche l'attualissima questione dell'Islam in Europa. È delegata per Gender Studies e membro del Comitato di Garanzia e coordina tra l'altro lo sportello interuniversitario pisano contro la violenza di genere. Prego. Salve a tutte, a tutti. Sento chiaramente abbastanza un pesce fuor d'acqua in questo contesto, dato le mie ricerche, e ho però avuto modo di ascoltare tante storie, le vostre storie, le storie di tante scienziate che vi hanno preceduto, permettendo che voi oggi e anche io siamo qui sedute a questo tavolo. Io non vi parlerò del mio percorso scientifico e delle difficoltà e dei successi del mio percorso scientifico,
ma vi parlerò fondamentalmente, proverò a presentarvi una fotografia della nostra università, l'Università di Pisa. Come è stato detto, sono delegata del rettore in Gender Studies e mi occupo, sono anche componente del CUG e così come referente per le pari opportunità del Comitato Sostenibilità guidato dalla professoressa Elisa Giuliani. Quindi le questioni di genere, la questione della parità di genere all'interno del nostro ambiente accademico, del nostro ambiente di lavoro, mi è particolarmente caro. In quanto delegata del rettore faccio parte anche della commissione che si occupa di redare il nuovo bilancio di genere. La giornalista ha aperto l'intervento di stamattina citando questo strumento che è entrato prima nelle imprese, poi dal 2015 anche nelle università, che è il bilancio di genere. Uno strumento che è importante perché ci permette di avere una fotografia di quali sono i rapporti tra uomini e donne all'interno di una struttura che andiamo ad analizzare. L'Ateneo di Pisa sta finendo di ultimare il suo terzo bilancio di genere che andremo a presentare entro la fine di quest'anno. Seduta qui nel pubblico c'è Francesca Pecori dell'Ufficio Uguaglianza e Differenze, che è una delle persone che fanno parte della commissione per il bilancio di genere coordinata dalla collega Nadia Pisanti. Un lavoro, quello del bilancio di genere, lasciatemi dire, non da poco, è anche un lavoro che ci fornisce un quadro molto triste e che ci deve indurre a lavorare tutte e tutti molto di più. Giusto un piccolo aneddoto storico. Sapete chi è la prima donna che si è laureata all'Università di Pisa? Più o meno ci immaginiamo quando può essere stato? Prendo i miei appunti dal telefono per non fare figuracce. 1910, secondo voi in che disciplina? Medicina poi? Ho sentito qualcos'altro? Lettere. E invece fortunatamente la prima donna che si è laureata all'Università di Pisa si è laureata in matematica. Era il 1891 e nel 1887, qualche anno prima, su 606 studenti solo 3 erano donne. Allora, rispetto a questo dato, la situazione è sicuramente nettamente migliorata. Guardate qui alle spalle questo grafico che Francesca Pecori mi ha tirato fuori dal nuovo bilancio di genere, che ringrazio ancora per questo lavoro che ha fatto. Vediamo che al momento dell'ingresso in Ateneo studenti e studentesse sono più o meno di pari numero. La linea verde indica i maschi, la linea arancione indica le donne. Come vedete c'è una parità all'ingresso. Finalmente anche noi siamo a pari titolo studenti dell'Università di Pisa. Tuttavia, se vedete queste linee, man mano che si procede con la carriera accademica, si biforcano terribilmente. Vediamo che all'ingresso siamo più o meno di pari numero. Alla laurea ancora continuiamo a essere di pari numero, anche se altri dati ci dicono che le ragazze sono più brave dei ragazzi, però nello step successivo, e vale a dire quando arriviamo all'iscrizione al dottorato, crolla il numero delle giovani studiose, mentre cresce il numero dei giovani studiosi. E vediamo che questa differenza continua poi a persistere e ad aggravarsi man mano che andiamo avanti nelle progressioni di carriera e si passa quindi da ricercatore, professore, ricercatore A, quello che chiamiamo ricercatore A, ricercatore B, professore associato, professore ordinario. Andiamo a vedere un po' più da vicino dei dati. Se guardiamo alle percentuali delle donne che sono docenti all'interno dell'Università di Pisa e lo compariamo con la percentuale delle donne che sono docenti nelle università italiane, purtroppo noi siamo sotto la media.
Già le donne a livello italiano comunque non rappresentano il 50% dei docenti, ma rappresentano all'incirca il 39%, ma quando andiamo a guardare l'Università di Pisa scendiamo al 36%. Allora, visto che qui ci occupiamo di donne e scienze, andiamo a guardare che cosa succede nell'area STEM. Nell'area STEM vediamo che le donne sono quasi il 35% le docenti e tuttavia l'Università di Pisa scendiamo sotto la media nuovamente con circa il 30% delle donne che diventano docenti. Non so quanto si riesca a vedere, riuscite a leggere? Comunque è giusto per darvi un'idea della percentuale delle donne nella componente docente, sempre con un paragone tra le donne dentro l'Università di Pisa e le donne nella media nazionale degli Atenei italiani. Come vedete ci sono a volte si ribalta e sono in alcuni settori le donne, le docenti dell'Università di Pisa fanno superare la media nazionale. Per quanto riguarda le scienze agrarie, visto che stiamo in un convegno organizzato qui ad Agraria, possiamo vedere come appunto le donne dell'Ateneo Pisano sono in media di più delle donne della media nazionale, quindi abbiamo un piccolo successo in questo campo. Andiamo a vedere che cosa succede ai vertici della carriera, e vale a dire quando arriviamo nei contesti nel contesto di professore o professoressa ordinaria. E ora qui di nuovo vediamo che le donne ordinarie in Italia rappresentano il 26% dei docenti italiani. Le donne dell'Università di Pisa che diventano professori, che sono professoresse ordinarie, sono il 23%. Vediamo che cosa succede nell'area STEM. Nell'area STEM le donne in Italia che sono professoresse ordinarie sono il 22%, le donne che nell'Università di Pisa sono professoresse ordinarie sono il 17%. Mi fermo qua con i dati e provo a dire delle cose un po' generali e poi vado a concludere perché siamo tutte un po' stanche. È una fotografia inclemente e anche per quanto mi riguarda dolorosa. Quando ho preso atto di questi dati, sia come docente dell'Ateneo ma anche come delegata del rettore, mi sono resa conto di quanto lavoro c'è da fare e di quanto siamo lontane da una reale parità. E come Ateneo stiamo cercando di fare molte cose, e devo dire stiamo cercando di fare molte cose già da qualche anno, già dai tempi del rettore Mancarella e anche ora con il rettore Zucchi. Non lo dico perché sono delegata, poche persone mi conoscono in questa sala, ma chi mi conosce sa bene che dico le cose come stanno. E tuttavia c'è stato un grandissimo sforzo, oltre al bilancio di genere noi abbiamo prodotto altri documenti importanti che sono il PAP, che sono il GEP, il Gender Equality Plan, che ci danno anche proprio un calendario scadenzato delle cose che noi dobbiamo fare per ridurre questo gap terribile che c'è all'interno del nostro Ateneo e c'è all'interno della nostra società, lasciatemi dire. Ora stiamo fotografando l'università. E tra queste attività voglio ricordare alcune solamente, le ultimissime che stiamo facendo. Stiamo promuovendo, e vi invito anche voi, se siete d'accordo, all'utilizzo di un linguaggio inclusivo come linguaggio amministrativo. Quindi noi proponiamo che non si utilizzi più un neutro maschile per indicarci tutte e tutti, ma che si indichino le professioni anche al femminile, che si indichi, anziché dire in un documento gli studenti, si possa andare a dire la comunità studentesca,
oppure, se non vogliamo utilizzare la comunità studentesca, io e le studenti. Noi abbiamo bisogno di partire anche da un riconoscerci e farci riconoscere in quanto donne dentro l'università e dentro le istituzioni. E secondo me il fatto anche che se andiamo alla scuola, ma anche se pensiamo ai nostri programmi di studio, dei nostri programmi di esame, molto spesso le nostre bibliografie sono piene di uomini. Noi non appariamo. Non appariamo nei programmi di studio nelle scuole, non appariamo spesso nelle bibliografie dei programmi d'esame, perché soprattutto quelli che devono essere più cliccati sono uomini, e quindi si finisce per riprodurre quel tipo di genealogia bibliografica, che è una genealogia maschile. Abbiamo proposto, e ora è al vaglio del rinnovo dei regolamenti di Ateneo, l'assunzione che a parità di punteggi si assuma non la persona più giovane o la persona più vecchia, ma il genere sottorappresentato in un determinato settore. Quindi il genere sottorappresentato in un determinato settore può essere anche un uomo, e ci sono contesti in cui gli uomini sono genere sottorappresentato. La questione è che noi, seguendo anche quello che è un imperativo per noi, che è l'obiettivo 5 dell'agenda 2030, che ci dice appunto più ragazze e più donne nell'istruzione, nelle università, noi dobbiamo recuperare questo gender gap, ovunque esso sia. E altre cose che noi stiamo facendo, ne parlavo anche con la collega prima, è lavorare sulla costruzione di un'altra cultura di genere. Uno dei problemi più grandi che noi affrontiamo è quello della violenza di genere. Questi ultimi mesi sono stati terribili in termini di femminicidi. Com'è possibile che in un paese come il nostro così tante donne muoiano per mano di uomini che teoricamente dovrebbero esserle accanto, mariti, fidanzati, figli, padri? Ora leggevo un resoconto del processo al padre di Saman Abbas, per esempio. Noi abbiamo un problema culturale ed è un problema strutturale che attraversa tutti i contesti e anche tutte le classi sociali, e che ci racconta di un paese ineguale. È un paese in cui le donne sono sicuramente in una posizione anche di costante rischio. Rispetto a questo riconoscimento, da un anno, insieme alla Normale e alla Scuola Superiore Sant'Anna, abbiamo attivato uno sportello contro la violenza di genere, perché riconosciamo che l'università non è immune, purtroppo, neanche l'università è immune, e vogliamo far sentire che l'università è accanto a chi è oggetto di violenza e di molestia. Abbiamo quindi uno sportello attivo, funzionante, abbiamo sempre per i casi di molestia, ma non solo di molestia, anche di mobbing, un'altra figura che è molto importante, che è quella della consigliera di fiducia. Purtroppo lo sportello, la consigliera di fiducia, le tante attività che fa il CUG, il nostro comitato unico di garanzia, che sono degli strumenti, dal mio punto di vista, all'avanguardia, e che di cui il nostro Ateneo si è dotato negli ultimi anni, non sono conosciuti dalla maggior parte di noi. E quindi noi abbiamo anche un problema di fare formazione e informazione su questi temi. E soprattutto quello che noi abbiamo, perché vi ho dato una fotografia inclemente della nostra università, ma vi voglio anche dire che la nostra università è incredibilmente attiva sulle questioni di genere. Avere aperto un ufficio dove lavora appunto Francesca Pecori, che citavo prima, che si chiama Uguaglianza e Differenze. Quindi aver scelto di allocare lì delle risorse, fare una serie di progetti che vanno dalle rassegne cinematografiche ai seminari, alle conferenze, oppure sempre in termini di conciliazione lavoro-famiglia. Si è chiuso ora il bando del CUG per un sostegno alle famiglie che ne fanno richieste per i campi estivi. Abbiamo tutta una serie di azioni che stiamo mettendo in campo. Purtroppo ci vuole tempo. Ci vuole tempo e ci vuole l'impegno di tutte e tutti noi, partendo dalla consapevolezza che la fotografia non è delle migliori. C'è una società anche che si trasforma, perché di fronte a mascolinità tossiche vediamo anche delle mascolinità in cambiamento. Nelle nostre classi vediamo dei nuovi uomini, anche, non vediamo solamente i violentatori, ma vediamo anche dei nuovi uomini che stanno crescendo, che stanno diversamente anche accanto alle loro compagne, che fanno spazio alle loro compagne. Quindi anche riconoscere che c'è una società che è in trasformazione. Però veramente abbiamo bisogno di un lavoro molto più capillare e di porre la questione di genere, dell'uguaglianza di genere,
nel mondo accademico con maggiore forza. Grazie. Grazie. E concludiamo con la professoressa Lucia Tomasi Tongiorgi, già professoressa ordinaria di storia dell'arte moderna, prorettore vicario dell'Università di Pisa, storica dell'arte di fama internazionale, si è dedicata in particolare all'immagine naturalistica, all'illustrazione scientifica, alla pittura botanica, alla storia dei giardini. E segnalo anche, tra l'altro, visto che poi questo è anche il weekend del Pisa Book Festival, verrà presentato il suo volume Nel giardino delle arti e delle scienze, studi in onore di Lucia Tongiorgi Tomasi. Prego. Buongiorno, grazie molte, buongiorno a tutti. Io ringrazio e sono veramente grata al collega Lorenzini, con il quale abbiamo percorso anche episodi di studio e di vita molto anche appassionanti. Io sono storica dell'arte e quindi avevo pensato di parlarvi di un argomento di cui mi sono occupata, cioè delle donne nell'arte, in particolare delle donne artiste scienziate. Però adesso, visto che mi trovo ad essere l'ultima di questa splendida giornata, io devo fare un breve bilancio. E devo dire che è stata una giornata molto interessante e mi auguro che questi interventi, e credo anche quelli di ieri o più specifici, scusate non ho potuto partecipare, possano trovare anche un luogo di stampa. Dunque, io ho notato tre approcci oggi stamani. Un approccio storico, che è assolutamente fondamentale, anche approccio storico e anche, voglio dire, le analisi statistiche che ci sono state presentate. Un approccio storico che secondo me è assolutamente fondamentale per prendere coscienza del problema. Quindi benvengano gli approcci storici. Il secondo è, secondo me, il più importante, e è questo approccio personale emozionale che molti di noi hanno espresso, e secondo me è un approccio da rivendicare, perché è l'approccio peculiare delle donne. Nessun uomo mai avrebbe fatto degli interventi come io stamani ho sentito qui. Non so per quale, per ragioni culturali ovviamente, per ragioni di vergogna, diciamo, perché gli uomini sono stati educati a avere vergogna, a esprimere i propri sentimenti, le proprie esperienze di vita. E invece è questo un fronte su cui noi dobbiamo battere e rivendicare, senza alcuna vergogna. È veramente un cardine del nostro andare avanti. Andare avanti non solo come donne, ma come donne e come uomini, insegnando agli uomini a esprimere i propri sentimenti. Il terzo aspetto è l'aspetto teorico. E questo, devo dire, io non è che sono studiosa di problemi di genere a livello teorico, però mi capita ogni tanto di leggere delle cose. Bene, io molte volte provo fastidio di fronte alle teorie di genere che vengono fatte, perché diventano spesso supponenti. Noi donne bisogna stare attenti, perché a volte diventiamo, non so, fastidiose, supponenti, con queste ripetizioni di slogan. Quindi ecco, chi fa teoria deve essere, secondo me, ancorata alla realtà, perché se no rischiamo di non farci un buon servizio, di fare un cattivo servizio agli studi di genere. Detto questo, in maniera molto semplice, sono pensieri che mi sono venuti sentendo parlare le colleghe. Adesso vengo a parlare di arte, finiamo con l'arte. Sono state ampiamente studiate, indagate anche nell'ambito storico-artistico le ragioni storiche, sociologiche, antropologiche
per le quali le artiste del passato, parlo delle artiste del passato, pur cosa, si sono trovate escluse oppure ai margini nella loro professione e non abbiano potuto esplicare la propria personalità. Perché? Perché occultate nei due poli tradizionali in cui si sono trovate le donne nel passato, le donne artiste, ma le donne in genere, occultate all'interno della famiglia o del convento. In famiglia, parlo dal mio punto di vista, moltissime erano le donne che lavoravano nelle botteghe degli artisti. Faccio solo un esempio. Maria Robusti, figlia del Tintoretto, lavorava per il padre e firmava le opere col nome del padre. Per forza, era così, perché... Ovviamente voi mi direte, c'è il caso di Artemisia Gentileschi, che è diventata una star, ma è diventata una star per ragioni anche, per ragioni dello stupro che tutti conoscete, ma che per la quale, permettetemi di dirlo dal punto di vista storico e artistico, è diventata una bandiera, però non è una bandiera, una freccia spuntata, perché è diventata ormai banale, si è banalizzata e quindi non ha fatto un buon e non sta facendo un buon servizio alla storia della cultura, alla storia dell'arte, alla storia della cultura e della cultura di genere. Quindi è infatti unanimemente accettato che molte donne hanno lavorato nelle botteghe dei padri, dei mariti, dei parenti, impegnandosi in soggetti, anche soggetti importanti, cioè soggetti storici o mitologici, perché a quelli erano i soggetti che nell'antichità i pittori, i bravi pittori, i pittori di genio perseguivano. Le donne cosa facevano? Alle donne erano riservati soggetti bassi, decorazioni magari per ricami, piccoli ritratti, piccole scene di genere, perché non avevano la genialità maschile, si riteneva che non avessero la genialità maschile. E alle donne era invece riconosciuta anche dalle fonti teoriche quello che era la femminil pazienza. Quindi bene, il ricamo, queste decorazioni precise, e che erano adatti a quello che si diceva la donnesca mano, ma non l'ideazione, non la genialità che era dell'uomo. In realtà poi le donne hanno esplicato sempre, occultamente purtroppo, questa genialità. Bene, in questo panorama dell'antichità, io mi riferisco soprattutto al 5-600, c'è un campo in cui uno specifico genere artistico nelle quali le donne si sono distinte, a partire soprattutto dalla fine del 500 e del 600, e che è l'immagine naturalistica, cioè quella pratica grafica che indagava il mondo della natura e che si basava su una corretta rappresentazione del mondo naturale, corretta e anche attenta al dato scientifico. Questo genere, che in cui le donne si sono affermate e erano anche riconosciute come tali, emerge proprio in un momento storico particolare per la storia della scienza e per l'origine della scienza moderna. Ricordatevi che il 600 è il secolo di Galileo, di Bacon, di Cartesio. Quindi è un genere estremamente importante che contribuisce all'origine della scienza moderna e che si diffonde in tutta Europa, cioè la raffigurazione di un dato scientifico a livello grafico. L'immagine offre una sponda fondamentale, ineludibile per la storia della scienza. Quindi raffigurare le immagini in maniera
consapevole, scientificamente consapevole, diventa un aspetto fondamentale della storia, dell'origine della scienza moderna. Nel Seicento donne pittrici si dedicarono a questo genere, non essendo mere esecutrici di suggerimenti offerti dagli uomini scienziati che magari le accostavano, ma nelle loro opere seppero offrire spesso soluzioni originali a problemi anche sistematici, etologici, eccetera. È indicativo ricordare un fatto che succede alla fine del Seicento. In un famoso stampatore di Anversa che si chiamava Christophe Plantin, che produce tutta una serie di testi botanici nel fine del Cinquecento, per rendere più appetibili questi testi, aveva chiamato 3 vedove affinché colorassero le immagini per rendere queste immagini più appetibili. Evidentemente queste donne facevano un lavoro di femminil pazienza. In realtà ben presto furono accostate da donne che seppero capire, intuire che questo campo poteva essere fondamentale. Quindi soggetti botanici, non soltanto soggetti floreali che erano tipicamente femminili, ma anche zoologici, in particolare ornitologici, pensate alle grandi ornitologie, finiscono per essere soggetti privilegiati dei pennelli di alcune artiste che, superando lo stadio della pura e semplice copia, hanno un approccio assolutamente originale che oggi non potremmo benissimo definire scientifico. Alcune donne artiste si affermano proprio nell'ambito dell'Accademia dei Lincei, che fu fondata, come sapete, nel 1603 dal principe romano Federico Cesi, nella quale dominano, accanto agli interessi astronomici, anche gli interessi botanici. L'insustazione botanica nella città papale si connota di significati del tutto nuovi, proprio per ragioni di mano femminile, e ricordo 3 nomi: Isabella Cattani Parasole, Anna Maria Vaiana e Giovanni Garzoni, tutte e 3 donne gravitanti in qualche modo nell'Accademia dei Lincei. Ovviamente non furono accademiche, perché nel Seicento nessuna donna viene assunta all'interno delle accademie. Oltre, per andare avanti, qual è qui? Perfetto. Allora, oltre a questa Isabella, la prima donna, Isabella Cattani Parasole, produsse dei disegni per un libro famoso che era L'Erbario Novo, pubblicato a Roma nel 1585 dal medico Castore Durante, che era archiatra pontificio e soprattutto professore di materia medica alla Sapienza di Roma. La fedeltà alla natura è garantita dall'esatta e raffigurazione delle foglie, radici, fiori e frutti. In seguito a questa esperienza, Isabella fu in grado di collaborare con lo stesso Cesi, perché sono noti gli intagli, quindi cito, gli intagli nel libro dell'erbe del principe Cesi d'Acquasparta, letteratissimo signore, alcuni di quali furono raffigurati nel famoso Tesoro Messicano, che è l'opera più importante pubblicata dall'Accademia dei Lincei. Della fiorentina Anna Maria Vaiana si è conservato un ritratto inciso da Claude Mellan, nel quale viene definita pittrice e intagliatrice. Guardate, il termine pittrice è rarissimo in questo momento, perché di solito queste artiste vengono definite miniature, evidentemente con un significato dispregiativo, ovviamente. Allora, questa pittrice era ricordata con ammirazione anche da Galileo Galilei, che la chiamava fanciulla di grandissimo talento. E la introdusse nell'ambiente culturale romano, e all'artista si deve una serie di splendide tavole floreali firmate e datate di un'opera che è La Florum Cultura
del botanico gesuita Giovan Battista Ferrari, ma vedete, nell'opera esiste la prima tavola botanica vista al microscopio. Si tratta di semi di ibisco, è in assoluto. Quindi questa donna usava il microscopio. Ovviamente insieme a questo ambiente così, così variegato e così interessante che frequentava, ma frequentava l'Atere, però si firma, quindi è importante. Della un'altra artista, Giovanna Garzoni, fu famosissima, oberata da committenze, dalle corti di Savoia, dei medici, dei virtuosi. Continuava ad essere definita miniatura e è Giovanna Garzoni, nata nel 1600, amica di un famoso accademico del Lincei, Cassiano dal Pozzo. Fu celebre per le sue composizioni floreali, le vedete a destra, è un foglio che io ho avuto il piacere di scoprire nel gabinetto di segni e stampe degli Uffizi insieme a altre decine di fogli inediti, ma vedete anche autrice di un erbario miniato, e qui vedete una mandragora che si trova all'Accademia, a Dumbarton Oaks a Washington. Accanto a queste italiane, permettetemi di ricordare brevemente, e chiudo con questa figura, va ricordata Maria Sibilla Merian, nata in Germania ma operante in Olanda. Fin da giovanissima questa artista era appassionata alle metamorfosi degli insetti e frequenta l'ambiente scientifico di Amsterdam, e sostenuta, incoraggiata dall'anatomista Frederick Ruysch, che tra l'altro fu anche il babbo di una pittrice molto importante di naturalistica, e dal botanico Caspar Comelin, nel 1696 decide di abbandonare tutto, famiglia, lavoro, eccetera, e parte per il Surinam, cioè la Guyana olandese. E lì passa 2 anni e dice nei suoi scritti, senza l'aiuto di un uomo, a studiare le metamorfosi degli insetti. Ecco lei e ecco una delle sue tavole. Quindi studia in quelle foreste di questo lontano, inospitalissimo paese, tutte queste problematiche. E qui voi vedete alcune delle sue tavole strepitose che si trovano ora a Windsor oppure anche al British Museum di Londra. Nel 1705 pubblica Le Metamorphosis Insectorum Surinamae, insomma, un'opera fondamentale per la raffinatezza dell'apparato iconografico, ma anche per il contenuto scientifico, scriveva i commenti. Nell'universo naturalistico popolato da una miriade di specie esotiche, sia botaniche che entomologiche, dalle forme più straordinarie, come potete vedere, per lo più citate nei vari stadi del loro sviluppo, la larva, la pupa, l'immagine, Maria Sibilla seppe trasfondere la sua articolata cultura figurativa, ma anche la sua consapevolezza scientifica, e offrendoci queste meraviglie della natura. Ma come potete vedere, non è assolutamente una visione idillica, femminile, assolutamente. Non sono poche le tavole in cui accanto all'insetto compare il suo predatore. E qui lascio la parola a un famoso naturalista ottocentesco francese, Louis Figuier, che dice: ogni suo disegno è un piccolo dramma. Accanto all'insetto pauroso diffidente si vede l'avida lucertola che sta spiandolo o il ragno feroce che prepara il suo triste tranello. Vi ringrazio. Grazie. Io mi scuso, ma purtroppo devo lasciarvi perché la cronaca è tiranna e quindi già dal giornale mi stanno chiamando per tornare in redazione.
Però ci tenevo comunque a salutarvi e ringraziarvi per questa mattinata ricca di interventi, di riflessioni, di storie anche personali, che infatti anch'io avevo un sacco di appunti, sarei voluta restare, diciamo, per la moderazione, però purtroppo non posso. Però vi lascio, insomma, nelle mani del professore, vi ringrazio e arrivederci, grazie. Grazie mille, dottoressa. E dunque siamo arrivati al termine di questa bellissima carrellata di testimonianze, di punti di vista, veramente di una ricchezza unica, e devo ringraziarvi perché sono stato veramente molto molto bene a vedere i vostri, a sentire i vostri, in alcuni casi anche a vedere i vostri contributi, che erano ricchi perché venivano da persone di estrazione di discipline diverse, molto diverse anche da quelle umanistiche a quelle scientifiche, tecnologiche, età diverse, esperienze di personali diverse, quindi veramente abbiamo avuto uno spaccato bellissimo di quello che è il punto di vista degli aspetti legati al genere femminile in particolare e la scienza. E ovviamente adesso siamo nella fase finale, invito ovviamente chi volesse aggiungere qualcosa, fare delle domande alle relatrici, fare un approfondimento, una considerazione, siamo ben lieti di ampliare la discussione. Prego. Sarò velocissima. Intanto grazie di cuore veramente agli organizzatori e a tutte le partecipanti. Io in certi momenti non fatico a dirlo, mi sono anche commossa a sentire i vostri racconti in cui mi sono ritrovata. Quindi faccio una proposta, lancio una proposta che ho avuto modo di parlarne solo velocemente con Giacomo. Facciamo un libretto in cui raccogliamo tutti questi racconti, perché penso che sia importantissimo fare da role model in questo. È vero che c'è uno streaming che ci aiuterà anche a scrivere il libretto, ma il libretto è un'altra cosa, è qualcosa che si può toccare, che va in giro fra le persone. E secondo me facciamolo in questa maniera così spontanea come abbiamo fatto le nostre presentazioni, senza paura, senza vergogna, come qualcuno di noi ha detto, a mostrare la passione, le emozioni, i successi e anche le sconfitte, le difficoltà da cui siamo passate per arrivare fin qua. Spero che tutte siano disponibili e grazie veramente di cuore, una giornata straordinaria. Mi sembra un'ottima idea. Ovviamente come dipartimento ci mettiamo a disposizione per facilitare il più possibile, se decidete di farlo, come si dice, open access, nel senso che fruibile per tutti, lo possiamo mettere anche come PDF sul nostro sito, quindi farlo circolare il più possibile, perché credo che sia importante appunto che queste considerazioni, questi punti di vista, questi suggerimenti che sono venuti siano il più possibile accessibili a tutti. Mi viene in mente ad esempio una cosa che ho sentito, che mi piacerebbe che avere anche un vostro parere. Mi sembra Francesca a un certo punto dicesse che forse bisognerebbe insistere un pochino di più sull'educazione alla paternità, non solo alla maternità, giusto Francesca? Se ho capito bene? O qualcuno l'ha detto, non mi ricordo se era Francesca, insomma, sul concetto comunque che si parla spesso di educazione alla genitorialità, ok, educazione alla maternità, spesso vengono fatti anche dei corsi, no? Quando una diventa mamma, giustamente ci sono anche dei corsi di preparazione, non solo al parto, anche, però i padri devono essere educati, è importante questo, è molto importante perché spesso sappiamo che nella nostra società figli maschi e figli femmine hanno imprinting diversi dai genitori, certe cose vengono tralasciate nell'educazione dei maschi o nell'educazione delle femmine e viceversa, dando fin dall'inizio un imprinting familiare che poi condiziona nella vita, quindi alcune persone arrivano a essere padri portandosi dietro un portato familiare che non sempre è quello giusto per essere complementare alla compagna, no?
In questo caso credo che una certa azione possa essere fatta per capire bene quale ruolo si può svolgere, perché poi, detto anche per esperienza personale, cioè tolte le funzioni biologiche impossibili da eliminare, come il parto e l'allattamento, okay, tutto il resto si può fare, cioè non c'è precluso niente da questo punto di vista, cioè non, nulla è impossibile. E quindi credo che vada comunicato ai futuri padri quello che possono fare, perché questo è uno degli aspetti che potrebbe aiutare nello svolgimento della carriera delle compagne in questo caso. Quindi l'aspetto che volevo sapere, insomma, se eravate d'accordo su questo, e poi su una cosa un pochino più concreta. Io per esperienza, avendo avuto diversi allievi e allieve che hanno fatto poi magari percorsi diversi, eccetera, noto che a un certo punto, almeno che sarebbe esperienza personale, che non abbiamo problemi nel rapporto dottorandi-dottorande. Cioè più o meno 50, direi ne ho più dottorande che dottorandi, devo essere sincero. Però arriva a un certo punto che noto che i maschi accelerano, le femmine rallentano. E di solito, almeno, ripeto, magari è una mia esperienza personale che è completamente avulsa dal contesto generale, è il momento in cui scatta quello che molti chiamano l'orologio biologico, no? Cioè il fatto di una ragazza che decide di diventare mamma e quindi ha, e decide di diventarlo di solito dopo che ha fatto tutto il dottorato, insomma arriva intorno ai 30 anni, più o meno intorno ai 30 anni vedo il sorpasso, ok? I ragazzi partono e le femmine rallentano, perché, tra virgolette, si attardano a fare una cosa a cui evidentemente tengono, non è obbligatorio, però ci sono delle persone che lo vogliono, che Concetta mi diceva, non mi ricordo chi l'ha detto, che voleva avere dei figli, però a un certo punto ho avuto il problema di no, forse l'hai scritto nel tuo libro, sei te che l'hai scritto, esattamente, che era stata una mezza tragedia, no, all'inizio, perché ti rendevi conto che, allora, forse, dico forse, magari mi sbaglio completamente, per le ragazze che vogliono diventare mamme bisognerebbe dargli la possibilità di diventarlo il prima possibile, cioè quando ad esempio sono dottorande. Il fatto del congedo, è già stato detto, non è che aiuti più di tanto, perché se rimani indietro, rimani indietro. Cioè quello che forse conta è dare la possibilità di continuare a lavorare e non rendere questo un handicap. Però lo dico per esperienza personale, magari mi sbaglio completamente, forse lo strumento, che ne so, io ho provato a dirlo anche a tutti e tre i candidati rettori all'ultima tornata, gli asili nidi dentro l'università, ma non un asilo nido a Putignano, che ospita 10 bambini in tutta l'Ateneo. Cioè l'asilo nido di dipartimento, tanto per capirci, non so se sarà mai possibile, però un posto dove le ragazze vengono, hanno il figlio lì a portata di mano e continuano a fare il loro lavoro. Non so se questo è possibile, ma mi immagino che sarebbe una bella rivoluzione questa da un punto di vista dell'approccio. Ecco, volevo capire, così ve la butto lì, se pensate che sia una cosa che ha un senso e che potrebbe dare una mano, eccetera. Prego, il microfono a voi. Venturi, tecnologa alimentare del nostro dipartimento. Francesca Venturi, prego. Grazie. Francesca. Io casco proprio a fagioli, ho fatto 2 dottorati e 2 figli, uno a metà in ogni dottorato, perché era l'unica borsa abbastanza lunga da permettermi di ammortizzare la gravidanza e di rientrare prima che finisse, perché poi il problema è che se ti finisce la borsa mentre sei in maternità, nessuno te la rinnova. Questo è un punto su cui non si ragiona, quindi le borse di 2 anni difficilmente ti permettono di fare tutto. All'epoca, nel primo dottorato, non era neanche prevista la maternità, quindi proprio niente. Nel secondo era prevista, ma con la sospensione e il congelamento della borsa, e io non potevo permettermi di perdere la borsa, quindi in entrambi i casi tutti voi, ero già qui, quindi insomma mi avete visto tutti,
abbiamo fatto finta che non fossi in maternità, poi se ne sono accorti dopo, ma ormai era andata. Bisogna ragionare su questo, cioè dare il tempo. Io ho avuto fortuna, sono stata bene, ho lavorato fino alla sera prima di partorire, sono rientrata quando i miei figli avevano un mese e mezzo, cioè me la sono giocata perché a casa avevo un marito che faceva paradossalmente un lavoro da donna, lui è infermiere, e quindi aveva i turni, aveva i tempi per stare a casa. Però ecco, sono banalmente cose molto pratiche che spesso veramente fanno sì che una donna, una ragazza debba scegliere. E le tempistiche, il rinnovo delle borse, cioè tutto il tempo del precariato, che ora si è allungato tantissimo, perché se una aspetta di essere strutturata, mai figli non li fa più, e su questo bisogna ragionare tutti insieme, non so come, però è veramente un inghippo grosso, secondo me. Poi è andata dritta, eh? Anche i miei figli mi dicevano, no, vai, vai, si sta bene soli. Sì, ma ci sono un sacco di storie che poi sono andate dritte. Tutte più o meno così. Però ecco, chissà quante ce ne sono che non sono andate dritte, secondo me molto di più. Prego Samuele, vieni, la professoressa voleva dire qualcosa. Sì, io volevo dire, a volte basta anche copiare gli esempi positivi che ci sono. Tu hai già citato gli asili, io citavo prima l'Olanda, la Svizzera, che ha questi programmi di sostegno economico, pagare la babysitter, quindi per permettere. Io sto lavorando, collaborando col governo portoghese per una serie di progetti. Il Portogallo ci ha dato la polvere ampiamente, e loro hanno due programmi nazionali molto belli. Uno proprio per recuperare in un certo senso chi per motivi diversi, che può essere un figlio, una malattia, dei genitori da anziani da seguire, ha perso un pochino il track, ma ha tutte le motivazioni per continuare, quindi ci sono programmi proprio per questo. E l'altro, un altro programma secondo me molto bello, per tenere le persone valide nel paese, per cui fanno fare progetti che vengono valutati come tali senza badare alla parte economica. La parte economica la mette il paese, non, purché ci sia un istituto che accetta. Quindi queste due tipologie, e in particolare quella per recuperare questo, riportare sul track chi, appunto, figlio, malattia, cose diverse, sono, e ci sono già dei modelli, basterebbe copiare banalmente, brutalmente. Concordo, quando si copia si deve copiare bene, però si può copiare. Maria Pia. Io non voglio monopolizzare, ma voglio solo dire che proprio per fare qualcosa di utile come prorettore vicario e anche delegato alla ricerca e all'innovazione, ho fatto molto faticosamente, ma ci siamo riusciti, una policy di Ateneo. Abbiamo lavorato tutti insieme, giuristi, human resources, ricercatori, scienziate, per istituire un grant, un reentry grant, l'abbiamo chiamato così. Partirà proprio il bando in mese di ottobre, quindi sono molto orgogliosa, lo voglio condividere con voi, e trovate la policy sul sito di Unimi, della Statale di Milano. Un reentry grant da concedere alle ragazze che non hanno ancora una collocazione stabile in università. Per il momento partiamo con un progetto pilota alle RTDA, che quindi non hanno la prospettiva poi di diventare professori associati, non ancora, sulla base della presentazione di un progetto di ricerca, perché riteniamo che comunque il merito ci debba essere, merito e talento. Diamo uno stipendio di 2 anni e un piccolo budget per fare ricerche SID, da cui loro possano poi generare dati per fare altre domande di finanziamento. L'abbiamo chiamato Rientri Grant ispirandoci a delle politiche svizzere e anche ispirandoci ad alcune società scientifiche americane, come la ci tengo a nominarla, l'International Society for Neurochemistry, che dà questi grant per facilitare il rientro delle giovani mamme dalla maternità. Questa mi sembra una buona pratica, in effetti. Renata, puoi farti portavoce, ovviamente.
Questo non c'è dubbio, il bilancio, essendo in Senato, lo conosco bene, però ovviamente alle volte sono delle scelte che vengono fatte, cioè, che si possono ovviamente, quei pochi soldi che ci sono, mettere su una cosa o l'altra. È ovvio che, Renata, queste sono scelte di lungo periodo, hai perfettamente ragione, so benissimo da quanti anni c'è il progetto Asilo Nido e spero solo, il mio auspicio, che questo si possa risolvere. Lucia. Professoressa Lucia Guidi, biochimica agraria. Allora, dunque sì, io ho fatto la stessa scelta che ha fatto Francesca, ho deciso di fare il figlio durante il dottorato scegliendo quel momento. Devo dire che ho avuto l'appoggio, la persona con cui lavoravo mi ha dato un appoggio eccezionale pur essendo un uomo. Però c'era anche un altro... Pur essendo un uomo... No, insomma, perché a quei tempi non era così facile, me lo ricordo bene. E devo dire, questo anzi, era una cosa positiva, l'appoggio non solo, no, l'appoggio di una Cristina Nali che a quei tempi si facevano gli esperimenti, alle 4 prendevo la macchina, prendevo il bimbo, lo portavo dalla babysitter, si ritornava in dipartimento, si lavorava, cioè tutto un entourage che... Però c'è una cosa che la dobbiamo dire le donne, c'è sempre un senso di colpa. Perché lo lasciamo? E perché questa società ci fa pensare di essere delle mamme inadeguate. E non diciamo che non è così. Dentro di noi è così. Io l'ho fatto, mio figlio, anche mio figlio dice no, no, vai, vai. Però è vero che è così. Dentro di noi, io tornavo con Cristina sentendo questo colpo, lei mi diceva dai andiamo. Però nello stesso tempo dentro di te c'è questa cosa che, con cui dobbiamo convivere. Con cui dobbiamo convivere, non è una cosa semplice, cioè mi emoziona anche adesso perché a volte mi sembrava di lasciarlo, di abbandonarlo, perché non è, Marcello, scusami, almeno nel mio caso, no, ti capisco, il padre bene. Non faceva la stessa identica cosa che faceva la madre, questa è colpa mia, magari ho scelto il padre, no, sbagliato, però... Ti siamo fatto... Per continuare a colpevolizzarci, capisci come siamo perverse? Perché non solo, ma anche... Quindi ecco, questa cosa devo dire che ci accompagna nel percorso della ricerca, nel percorso, è sempre lì accanto a noi. Sì, sì, forse fa parte di quella cosa che dicevo appunto, che ci puntiamo dietro, ognuno di noi è un puntato anche sociale che ci condiziona fin da bambini, sì. No? Quindi questo poi è questa è la nostra società che le figure. Quindi bisogna lavorare sicuramente sull'educazione, esatto. Quello è già stato detto tante volte da persone molto più qualificate di me, che l'educazione dei bambini e delle bambine è importante, ma per entrambi i versi, ecco. Esatto. Ci sono altri spunti? Volevi qualche scusa? Volevi no? Oh, bene. Abbiamo la richiesta. Ti presenti per cortesia? Io mi chiamo Giulia, faccio un piccolo commento da spettatrice, giovane donna e dottoranda, e volevo dire grazie per tutto quello che avete detto. E mi dispiace solo che ci sono poche giovani donne in questa sala, quindi grazie a tutte. Grazie Giulia. Dico solo a difesa dei tuoi colleghi dottorandi, che non ci sono tanti dottorandi, perché sai che l'abbiamo spediti tutti non in un brutto posto, in Val d'Abbia, in un bellissimo posto, sono tutti chiusi a fare una summer school in una settimana dentro una tenuta e sono a risolvere problemi, quindi no, se no sarebbero stati qua. Bene, allora a questo punto... Se non ci sono altri interventi, ringrazio ancora tutte quante degli interventi, ringrazio Giacomo per aver ideato insieme a Cristina questa giornata, anche questa tavola rotonda, e mi auspico di ricevere il prima possibile i vostri contributi, perché l'idea lanciata da Maria Pia, devo dire, è veramente buona. Grazie a mille, arrivederci. Fermi tutti. Elisa. Scusi, buongiorno a tutti. Volevo solo fare una precisazione per rispondere anche a Giulia. L'idea iniziale di questo convegno è di due giovani donne, Giulia Scimone e Claudia Pisuttu.
Colpo di scena. Colpo di scena. Grazie allora Giulia e Claudia. La mettiamo nel libro, l'idea di Maria Pia. Venite tutte da questa parte.